Buon pomeriggio, buona domenica, benvenuti a Diretta Stadio per seguire le partite del pomeriggio. Ieri spazio alla Serie B, oggi invece spazio soprattutto alla campionato di Serie D, ovviamente il girone F, ma ovviamente non ci siamo dimenticati di seguire anche che seguiremo anche la giornata di Serie A con i risultati, i cambiamenti di risultato, ma soprattutto aspettando le 16, le 18:30, pardon, quando scenderà in campo anche il Teramo al Mazzola di Sant'Arcangelo di Romagna. È terminata da poco la partita, il lunch match in Serie A, il derby di Verona ha vinto dal Chievo per 3-2 sull'Hellas, per l'Hellas in gol Verde e Pazzini su rigore, doppietta di inglese Sergio Pellissier per la formazione di Rolando Maran, a cui è stato annullato anche giustamente una rete di Stepinski che poteva valere il 4-2. Questi sono i risultati di Serie A con la relativa classifica, ma ovviamente la vedremo con dovizia di particolari più tardi. In Serie C questo è l'unico risultato acquisito fino a questo momento. Si stanno giocando le partite Ravenna Albinolef e Renate sul Tirol. In Serie D questa è la giornata di campionato: Castelfidardo Campobasso, Fabriano Avezzano, Francavilla L'Aquila, Monticelli Pineto, Nerostellati San Marino, Agnonese Recanatese, San Nicolo Jesina, San Giustese Materica e Bispesaro Vastese. Ovviamente noi siamo pronti ad andare sui campi, partendo ovviamente con il Valle Anzuca di Francavilla al Mare, dove si gioca il derby di giornata Francavilla L'Aquila. Per noi c'è Andrea Costantini. Buon pomeriggio Andrea. Sì, un buon pomeriggio dallo stadio Valle Anzuca di Francavilla, tra poco Francavilla L'Aquila, l'unico derby di giornata. Da una parte L'Aquila che vuole dimenticare il KO interno con tanta sfortuna contro il Castelfidardo, dall'altra il Francavilla che cerca i primi punti in casa, finora sempre sconfitta la squadra di Iervese al Valle Anzuca. Francavilla che però è molto efficace in trasferta, tant'è che è reduce dal blitz del Tubaldi di Recanati per 2-0, blitz che peraltro ha comportato l'avvicendamento sulla panchina della Recanatese con l'avvento in settimana di Alessandrini. Vi dico subito che poco prima dell'inizio della partita ci è stato qualche scontro all'esterno dello stadio tra alcuni tifosi del Francavilla e le forze dell'ordine. C'è un po' di timore circa questa partita perché ci sono dei precedenti, in particolare nell'ultimo scontro che c'è stato in eccellenza tra le due squadre ci furono degli incidenti con un autobus dell'Aquila Calcio che fu preso a sassate con tanto di rottura di vetri, quindi questo precedente spiega anche il perché all'esterno dello stadio c'è un enorme spiegamento di forze. Al momento, da quello che abbiamo raccolto, ci sarebbe stato uno scontro tra alcuni tifosi del Francavilla e le forze dell'ordine. Speriamo che non si vada oltre e che soprattutto non ci siano ulteriori scontri tra le due tifoserie. Passiamo alla parte tecnica. Dunque, nell'Aquila ci sono tre assenti, ovvero Boldrini, De Iulis e Boucher. C'è Battistini, il tecnico, che è squalificato per due giornate, una giornata anche al vice greco, dunque in panchina sarà il preparatore atletico Cola a dirigere le operazioni. Andiamo a leggere la formazione dell'Aquila con Farroni, Pupeschi e Caffiero, Ibojo, Marra e Brenci, Steri, Sieno, Ruci, Ibe e Valenti. Probabilmente un 3-4-1-2 quello dell'Aquila, anche se saremo più precisi con lo sviluppo della partita. Tante assenze e non è una novità nel Francavilla: mancano Fofanà, Banegas, Duro, Cichella, Di Sabatino, Di Pentima e Molenda. Vanno in panchina non in perfette condizioni Galli e Micichè. Dunque ancora una volta Iervese sceglie il 3-5-1-1 visto nelle ultime due esibizioni in Coppa Italia con la Vastese e in campionato a Recanati. Dunque spacca tra i pali difesa con Romeo, Amenta, oggi al centro e Sembroni, a centrocampo Fiore, Mancini, Mele, Velardi e Di Renzo. Palumbo a girare da trequartista alle spalle dell'unica punta che sarà Zerbo. In panchina per l'Aquila ci sono Novara, Boninsegni, Sbarzella, Padovani, Di Paolo, Fabrizi, Esposito, Fermo e Sebastiani. Per il Francavilla in panchina ci sono Salvatore, Galli, Micichè, Dipinto, San Severino, Procida, Youssef, Di Pietrantonio e Silvestri. Dirigerà la gara Tucci di Ostia Lido, gli assistenti Palmigiano, Anchelli di Ostia Lido e Valenti di Roma 2.
Lina che può tornare allo studio. Grazie Andrea, ovviamente teniamo sotto controllo soprattutto la situazione a livello di ordine pubblico, quello che ci hai detto tu prima, sperando che invece sia un pomeriggio molto più tranquillo. Ci spostiamo di parecchi chilometri a nord e cambiamo anche regione perché andiamo a Pesaro, dove la Vis Pesaro oggi affronta la Vastese di Gianluca Colavito, che è la prima in classifica delle abruzzesi, e dunque uno scontro al vertice della graduatoria. Andiamo al Benelli con Paolo Rezzetti, buon pomeriggio anche a te Paolo. Sì, grazie, buon pomeriggio Jacopo, buon pomeriggio ai nostri telespettatori dal Tonino Benelli di Pesaro. Pochi minuti all'inizio di questa partita, squadre ancora negli spogliatoi, abbiamo comunque le formazioni, le distinte. Partiamo dalla squadra di casa, la Vis Pesaro, che si schiera con Marfella, Carta, Cacioli, Paoli, Cruz, Olcese, Boccioletti, Radi, Buonoconuto, Bortoletti e Ficola. In panchina Stefanelli, Rossoni, Calzola, Bellini, Ridolfi, Baldazzi, Di Piano, Rossi e Castellano. L'allenatore Giancarlo Riolfo. La Vastese risponde con Camerlengo, Iodice, De Chiara, Iarocci, Amelio, Bagaglini, Stivaletta, Pizzutelli, Leonetti, Fiore e Bittaie. In panchina con Gianluca Colavitto ci sono Coppola, Viscardi, Casciani, Di Pietro, Lucciarini, Alberico, Cristaldi, Colitto e Napolitano. Il pomeriggio è caldo qui a Pesaro, cielo coperto, terreno in discrete condizioni, circa 1500 gli spettatori con oltre un centinaio di tifosi giunti dall'Abruzzo. Dirigerà questo incontro il signor Paride Tremolada della sezione di Monza. Gli assistenti sono i friulani Fabio Fabris di Pordenone e Giovanni Masini di Gorizia. Una gara importante per la Vastese in casa della vice capolista del girone F, Vastese reduce dalla vittoria con il Monticelli, che cercherà di allungare la serie positiva questo pomeriggio in terra marchigiana. Per il momento è tutto da Pesaro, linea a te. Grazie Paolo, insomma abbiamo capito che alla fine Stivaletta, che aveva qualche problema, per fortuna ce l'ha fatta e sarà in campo regolarmente al Benelli di Pesaro. Rimaniamo nelle Marche, ma andiamo a Castel di Lama, dove gioca le partite interne il Monticelli, perché oggi è di scena il Pineto. E allora linea e buon pomeriggio a Roberta Di Sante. Roberta, buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio Jacopo, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di TV6. E se si parlava di scontro al vertice poco fa, invece in questo caso è una partita delicata quella che attende oggi il Pineto qui al comunale di Via Tevere di Castel di Lama contro il Monticelli, una squadra che non ha ancora vinto una partita in sette giornate e che dunque vorrà assolutamente smuovere la classifica e cercare di portare a casa l'intera posta in palio. Altrettanto il Pineto è assolutamente chiamato a fare risultato. Allora andiamo subito a leggere le formazioni di questa sfida così delicata, iniziando da quella di Nico Stallone, che lascia in panchina Pedalino e si affida ad un 3-5-2 con Marani tra i pali, poi la linea difensiva con Sosi, Terrenzio e Mallus, Bontà, Guerra, Gesuè, Cocchieri e Ciabuschi per il folto centrocampo, le due punte Petrarulo e Guida. Risponde a Mauro con il solito 4-2-3-1 con Giacchetta tra i pali, poi la linea difensiva con Della Quercia, Pepe, Pomante e Fiumara, Zane ed Esposito a centrocampo, quindi i tre, Battista, Bisegna e Pezzotti dietro la prima punta, l'ex di giornata Daniele Gragnoli. Al proprio arco a Mauro ha anche una carta in più oggi, perché in panchina fa la sua comparsa l'argentino Emmanuel Farias, che potrebbe entrare in corso d'opera. È arrivato il transfer dall'Argentina, questo classe 95 punta centrale potrebbe essere un'alternativa a Gragnoli, proviene dall'Atletico de Rafaela, questa è la sua squadra, la sua prima esperienza nel campionato abruzzese. Ad arbitrare l'incontro il direttore di gara Simone Taricone della sezione di Perugia, coadiuvato dagli assistenti Riccardo Marchionni di Foligno,
mio è Andrea Barterini di Terni. Abbiamo appena dato il fischio d'inizio il direttore di gara, 0-0 ovviamente il risultato. Io per ora ti restituisco la linea, Jacopo. Grazie Roberta, ci spostiamo adesso a Morrodoro dove gioca le partite interne il San Nicolò, quest'oggi impegnato contro la Jesina. Buon pomeriggio ad Ania Cantagalli, buon pomeriggio Ania. Ciao Jacopo, buon pomeriggio a voi. Gara iniziata da 3 minuti qui a Morrodoro, ancora 0-0 tra San Nicolò e Jesina, e come sempre quando San Nicolò gioca le proprie gare interne qui a Morrodoro piove, così fino a questo momento almeno di campionato. Campo pesante però che sta apparentemente tenendo bene almeno fino a questo momento, e dopo il 3-5-2 di campo basso, perché San Nicolò è reduce da un buon punto contro la capolista domenica scorsa, Campanile che torna in panchina dopo la giornata di squalifica osservata in Molise, sceglie di mettersi a specchio come la Jesina, 4-3-3 per entrambe le formazioni, quindi San Nicolò con Di Berardino tra i pali, Ndiaye, Fabriani, De Santis e Mozzoni in difesa, Sassarini, Petronio e Massetti sono i tre di centrocampo, con Maisto, Di Benedetto e Cane a completare il tridente offensivo. A disposizione di Campanile ci sono Dostiglio, Balzano, Belcev, Terzini, Cala, Moretti, Chiacchiarelli, De Carolis e Tedesco. Risponde invece la Jesina di mister Franco Gianangeli con bollette tra i pali, Sassarone, Anconetano, Carotti, il capitano, Giorni, Gremizzi, Parasecoli, Magnanelli, Pierandrei, Margaritta e Giovannini. Scusami Ania, ti devo interrompere solo per un momento perché il Monticelli è già in vantaggio, e allora andiamo da Roberta Di Sante, vantaggio flash del Monticelli contro il Pineto. Roberta, flash per la descrizione del gol. Sì, subito un affondo di bontà sulla destra, cross in mezzo e tapin vincente di Ciabuschi alla sua prima apparizione in questo campionato. 1-0 Monticelli, linea allo studio. Grazie, grazie Roberta, tra un po' torniamo da te in Serie A, vantaggio Lampo del Sassuolo, eravamo a Morrodoro, concludi il collegamento Ania, poi andiamo a Fabriano. Sì, concludo con la panchina della Jesina, con Tavoni, Silvestre, D'Alessio, Calcina, Cameruccio, Serantone, Zannini, Carnevali e El Arradi. Dirige il signor Andrea Ancora di Roma 1, Jesina che è reduce dal brutto KO contro la Vispesaro, invece il San Nicolò, come dicevamo poc'anzi, ha racimolato un buon punto a Campobasso. A te. Grazie, grazie Ania. Ci trasferiamo a Fabriano dove è di scena oggi l'Avezzano. Un buon pomeriggio a Ferruccio Cocco, buon pomeriggio Ferruccio. Buon pomeriggio a te e a tutti gli amici di TV6, a Fabriano, al Mirko Ghetoni, siamo al terzo minuto di gioco, il risultato è di 0-0 tra Fabriano Cerreto ed Avezzano, Fabriano Cerreto che viene da 5 sconfitte consecutive, per cui è alla ricerca di punti per sbloccarsi dopo le due vittorie iniziali in campionato. L'Avezzano è in buone condizioni, viene da 3 risultati utili consecutivi, di cui 2 vittorie, per cui uno stato di umore decisamente opposto tra le due squadre in campo, che stanno giocando con le seguenti formazioni. Il Fabriano Cerreto presenta in avvio in porta Monti, e quindi Tafani, Compagnucci, Labriola, Lapi, Bambozzi, Girolamini, Sassaroli, Cicino, Berardi e Zepponi. 2 assenze importanti per il Fabriano Cerreto, si tratta di Peronullo e Idromela, entrambi due giocatori degli 11 titolari che oggi sono assenti per infortunio. Risponde l'Avezzano con Lombardi in porta e quindi Menna, Lombardi difensore, Persia, Tariuc, Bardella, Teramo, Bianciardi, Riverio, Cerone e Branicchi. L'allenatore è Giampaolo e dirige l'incontro il signor Vincenzo De Capuaz della sezione di Nola. Prima dell'incontro è leggermente piovuto, per cui il campo è un pochino umido, un filino scivoloso, ma comunque ora le condizioni meteorologiche sono perfette per giocare. 0-0 dopo 4 minuti tra Fabriano Cerreto e Avezzano. A voi studio. Grazie, grazie Ferruccio. Andiamo a Morrodoro, vantaggio della Jesina. Ania Cantagalli, Ania. Sì, anche qui vantaggio quasi flash, Jacopo, perché dagli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Margarita, che non è l'ex San Nicolò, Di Berardino non è stato pulito sulla respinta, ne ha approfittato Pierandrei sulla ribattuta per mettere appunto il pallone alle sue spalle e portare in vantaggio la Jesina al 7° minuto del primo tempo. A te. Quindi gol di Pierandrei. Esatto, sì.
Perfetto, tra un po' torniamo da voi per la descrizione dei gol, ma io devo tornare a Castel di Lama per la descrizione un po' più completa. Un minuto e mezzo per Roberta Di Sante per il vantaggio del Monticelli sul Pineto. Roberta, dunque inizio shock per, sia per il Pineto ma sull'altro fronte anche per il San Nicolò. Parliamo di Monticelli Pineto, a te, un minuto e mezzo. Sì Jacopo, siamo al sesto minuto di gioco, ma il Monticelli, come dicevi benissimo tu, è andato in vantaggio dopo appena due giri di lancette al primo vero affondo utile. Bontà se n'è andato sulla destra, ha superato Fiumara e ha messo un buon cross in mezzo dove per la corrente Ciabuschi, che in scivolata ha anticipato tutti e depositato la spuma alle spalle di Giachetta. Dunque subito la formazione di Nico Stallone in vantaggio, è un vantaggio a freddo per il Pineto che adesso deve cercare subito di ricompattarsi. Scusami Roberta, scusami Roberta, dobbiamo andare a Francavilla, c'è un calcio di rigore, Andrea, rigore per l'Aquila. Sesto minuto, calcio di rigore per l'Aquila, va Valenti sul dischetto, tiro rete, l'Aquila in vantaggio, sesto minuto in gol, Nicolò Valenti che spiazza, spacca, conclusione a dire la verità centrale, spacca, si è buttato sulla sua sinistra, dunque al sesto minuto l'Aquila è in vantaggio, lo stesso Valenti si era procurato un calcio di rigore, è stato atterrato in area di rigore da Amenta dopo un rinvio sbagliato della difesa del Francavilla, Valenti ne ha approfittato, ha puntato il diretto avversario, è stato steso, a noi il rigore è sembrato evidente, evidente anche per Tucci di Oscarido che lo ha concesso, Valenti lo ha trasformato, dunque 6 minuti e mezzo, Francavilla 0, L'Aquila 1, a te. Grazie, grazie Andrea, concludi Roberta e poi ricominciamo il giro ripartendo ovviamente da Francavilla. Sì Jacopo, intanto ha provato il Pineto a pareggiare le sorti del match con una conclusione dalla distanza di Zane che è terminata al lato, ma non ce l'ha fatta, adesso il Monticelli è di nuovo in avanti, siamo al settimo minuto in questo istante, sempre 1-0 in favore della formazione di Nico Stallone, io ti restituisco la linea. Perfetto, grazie Roberta, ricominciamo proprio da Francavilla il giro dei campi, anche perché devo leggervi anche le formazioni. Ancora siamo in debito di Nero Stellati San Marino, ma ricominciamo con Andrea Costantini. Andrea. Sì, 7 minuti e 20 secondi, dunque è cambiato da poco il risultato, l'Aquila in vantaggio a Francavilla, Francavilla che torna a vedere gli spettri quando gioca al Valle Anzuca, davvero questo stadio sembra essere un tabù quest'anno, l'Aquila invece è in vantaggio, non era accaduto niente di significativo fino al momento del gol, ma il Francavilla si era andato un po' a cercare con un errore in fase di disimpegno, Valenti è stato lestissimo a recuperare il pallone al limite dell'area di rigore e a entrare negli ultimi 16 metri puntando a Menta che in qualche modo ha provato a fermarlo ma ha toccato la gamba dello stesso Valenti che è finito a terra e non poteva Tucci di Oscarido che concedere il calcio di rigore che ripeto a noi è sembrato netto, poi Valenti ha trasformato perfettamente, intanto altro errore difensivo del Francavilla con Romeo, ne approfitta in questo momento Brenci dietro il pallone che finisce tra i piedi di Sieno, c'è da dire che confermiamo l'impressione o meglio quanto avevamo paventato prima della partita, cioè l'Aquila disposta col 3-4-1-2 ma non è Ruci ad agire alle spalle della coppia Ibe Valenti bensì Brenci con Ruci che invece agisce in coppia con Esteri in mediana, dunque 3-4-1-2 per la squadra di Battistini che lo ricordiamo ancora una volta, oggi è squalificato, per lui due turni di squalifica, dunque al suo posto c'è il non neanche il vice, anch'egli squalificato, ma c'è il preparatore atletico Domenico Cola. Ora avanza il Francavilla con Romeo in gol a Recanati, sbaglia ancora Romeo, c'è l'anticipo di Bogio, poi Valenti di prima, bella apertura per Ibe che parte in posizione regolare sul settore di sinistra e solo, ora Ibe può entrare in area di rigore, lo fa l'appoggio per Brenci ma c'è l'anticipo poi di Mele che riesce a far ripartire il Francavilla, Francavilla colpito dunque a freddo, intanto vi dico che le due tifoserie sono entrate, le due parti ultra
I tifosi del Francavilla sono davanti alla nostra postazione nel settore distinti, perché una curva non è agibile, non ha l'agibilità. Dalla parte opposta sono entrati anche gli ultras aquilani, dunque per il momento possiamo dire che non ci sono registrati degli scontri di particolare feroce tra le due tifoserie. Meglio così, decisamente. Seguo solo questa azione prima di restituire la linea allo studio. Ibe protegge il pallone, si gira ancora Ibe, ma da dietro c'è l'intervento perfetto da parte di Meli. Allora il Francavilla può ripartire con l'azione che viene impostata da Velardi. Avanza Velardi, sposta il gioco dalla parte opposta dove c'è Fiore che però si attarda, deve tornare indietro dall'ex Sembroni. Nota di colore prima di ridare la linea allo studio, prima del fischio d'inizio il capitano del Francavilla Sembroni, ex di questa gara, ha depositato un mazzo di fiori in tribuna nei pressi del tifoso Domenico Catena. Perché? Perché viene ricordato il tifoso del Francavilla Roberto Catena, fratello appunto di Domenico, che è scomparso prematuramente nei giorni scorsi, e quindi applausi e mazzo di fiori per ricordare il tifoso del Francavilla Roberto Catena. 10 minuti 40 secondi nel primo tempo, Francavilla 0 L'Aquila 1, gol di Valenti al sesto sul rigore. Studio. Grazie Andrea. E allora, prima di leggervi le formazioni di Nero Stellati San Marino, avete visto in grafica l'aggiornamento, vantaggio dall'Olimpia Agnonese sulla Recanatese, gol di Frabotta per la formazione granata. Leggiamo le formazioni di Nero Stellati San Marino. Nero Stellati che hanno appena ingaggiato Ocensori a centrocampo, che oggi come vedete fa il suo esordio in maglia Nero Stellata. Parente, Valente, Di Ciccio, Vitone, Palombizio, Ocensori, Pacella, Di Ruocco, Cone, Di Rosa e Puglielli. In panchina per la formazione di Di Marzio, Capone, Ponticelli, Rossi, Jacobucci, Giallonardo, Bruni, Di Cerchio, Cicconi e Donatangelo. Risponde il San Marino di con Fall tra i pali, Di Maio, Fantini, Pestrin, Gadda e Zuppardo, Ciurlanti, Guidi, Bugaro, Ceccarelli e Zecchiri. In panchina Donnini, Moretti, Enrico, Rasa, Cevoli, Bardeggia, Evaristi, Candolfi e Tamagnini. E allora ricominciamo il giro. Ovviamente il primo collegamento è quello di Francavilla, quello con il derby. L'Aquila in vantaggio 1-0. Adesso andiamo a Pesaro per Vispesaro Vastese, che abbiamo un po', ma non ce ne voglia il buon Paolo Renzetti, abbiamo un po' non l'abbiamo sentito per qualche minuto, ma i gol delle abruzzesi ci hanno di fatto travolto. Non ce ne voglia Paolo. Paolo, a te. Sì, grazie Jacopo, ci mancherebbe. 12° minuto nel corso del primo tempo, 0-0 al Tonino Benelli tra Vispesaro e Vastese, gara molto equilibrata. Unica emozione al terzo minuto con un tiro cross di Pizzutelli dalla sinistra per la formazione ospite. Portiere di casa Davide Marfella ha respinto con i pugni, ben messa in campo la squadra abruzzese dal tecnico Gianluca Colavitto, non sta concedendo spazi alla formazione di casa, che ora sta cercando di fare la partita, ma fino a questo momento non ci sono stati pericoli e problemi per la formazione biancorossa. Biancorosso e bianco e rossi sono anche i colori sociali della formazione marchigiana. La Vispesaro gioca con la casacca, la prima maglia, quella biancorossa a strisce orizzontali. Per quanto riguarda la Vastese, maglia completamente blu con richiami biancorossi, appunto come i colori sociali della formazione aragonese. Per quanto riguarda questa partita, c'è da aggiungere che, come dicevi anche giustamente tu prima, Stivaletta è stato in dubbio fino a poche ore dall'inizio di questa partita, è riuscito poi a recuperare da un leggero problema fisico e dunque regolarmente in campo. Non c'è De Feo, squalificato nella formazione di Colavitto. Al suo posto gioca Cristian Iarocci. Ora il gioco è fermo perché c'è un giocatore della Vastese a terra, e dunque quando siamo giunti al 14° minuto nel corso del primo tempo posso ribadire il parziale: Vispesaro 0 Vastese 0. A te Jacopo. Grazie Paolo. Andiamo a Morro d'Oro per San Nicolò Jesina, vediamo se c'è stata la reazione della formazione di casa da Ania Cantagalli. Ania. Almeno non fino a questo momento Jacopo, siamo al 17° del primo tempo, Jesina ancora avanti
1-0 per effetto del gol messo a segno al settimo da Pier Andrei e di San Nicolò, e questo almeno fino a questo momento non sta riuscendo a manovrare in maniera consistente per portarsi dalle parti di Bolletta, creare dunque pericoli dalle parti della porta della Jesina. Continua a piovere in maniera anche piuttosto intensa qui a Morrodoro, quindi con tutte le difficoltà del caso per quanto riguarda il campo pesante. Vi dicevamo del gol che prima vi abbiamo descritto in maniera abbastanza rapida dagli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Margherita, calciato da Margherita, il pallone ha bucato la barriera posizionata da Di Berardino, però la sfera non era particolarmente veloce, quindi la parata del portiere del San Nicolò sembrava abbastanza agevole, invece ha ciabattato tra virgolette un po' con il pallone l'estremo difensore biancazzurro, favorendo di fatto il tap-in di Pier Andrei, rapido più di tutti ad andare sul pallone e a ribadirlo in rete. Si è poi attesa solo la segnalazione del secondo assistente per verificare che fosse tutto regolare, così è stato, tanto da convalidare il direttore di gara il vantaggio della Jesina. Adesso c'è il San Nicolò che prova a venire in avanti, in Diaye sulla destra, prova a liberarsi dei suoi diretti avversari, lascia all'indietro per Sassarini, si ricomincia da Petronio che cambia gioco, però la Jesina riesce a gestire bene il campo, a coprire bene tutte le zone del campo almeno fino a questo momento, allontanare la sfera quando siamo giunti al 18:30 qui a Morrodoro. Adesso il gioco è fermo per un fallo sul numero 2 Sassarole della Jesina, quindi ti restituirei la linea, Jacopo. Grazie Ania, torniamo a Castel di Lama e poi andremo a Fabriano. Torniamo a Castel di Lama da Roberta Di Sante, Monticelli Pineto. Roberta, a te. Siamo al 17esimo, Jacopo, e regge il vantaggio maturato in avvio da parte del Monticelli che sta gestendo ora questa partita, gioca di rimessa ovviamente la formazione di Nico Stallone, che poi è il gioco che questa squadra predilige. Ovviamente il Pineto è costretto a fare una partita, c'è un gran lavoro a centrocampo da parte delle due formazioni, anche perché Monticelli è schierato a 5 a centrocampo, quindi c'è un gran fare. Provato il Pineto al 14esimo con Gragnoli, che servito da Fiumara ha spedito di poco al lato, e poi adesso proprio al quarto d'ora, qualche istante fa, c'è stato un buon corner di Bisegna per Villa Quercia, che era stato lasciato colpevolmente dalla difesa del Monticelli tutto solo in area, ha avuto tempo e modo di colpire, ma è stato bravo Marani a tuffarsi, a fare sua la sfera. Dunque un Pineto che sta provando a recuperare questo match, però per il momento non riesce a portare grossi pericoli. Questa l'occasione più importante. Intanto c'è un calcio di punizione che va a conquistarsi la formazione abruzzese proprio in questo istante. Se vuoi lo seguiamo insieme. Seguiamo solo lo sviluppo e poi ci ridai la linea, che dobbiamo andare a Fabriano. Benissimo, allora ci sono Pezzotti e Bissegna sulla sfera, siamo non di molto fuori dall'area di rigore del Monticelli. Intanto l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni dei giocatori in area, ecco che va Bisegna alla battuta, c'è il colpo di testa e la parata con i piedi di Marani. Pepe è andato vicinissimo al pareggio, a te Jacopo. Grazie Roberta. Dunque Pineto vicino al pareggio, sventato dal portiere del Monticelli. Andiamo a Fabriano Avezzano, Ferruccio Cocco, a te. A Fabriano siamo al 19esimo minuto, il risultato è fermo sullo 0-0. C'è un calcio d'angolo in questo momento per l'Avezzano, ne seguiamo gli sviluppi, c'è il cross di Cerone, il tiro dalla distanza del numero 4 Persia, ma la battuta è troppo debole e para senza problemi Monti del Fabriano Cerreto, per cui non si sviluppa l'azione dell'Avezzano. Dicevo, siamo sullo 0-0 fino a questo momento, Tacquini desolatamente bianchi, non c'è stata nessuna azione di rilievo, ma neanche un tiro sporco verso la porta, nulla di nulla. Le due squadre si stanno studiando, affrontando soprattutto a metà campo, e hanno un modulo di gioco praticamente speculare, e fino a questo momento nessuna delle due è riuscita ad essere particolarmente incisiva. Insomma, la partita bloccata fino a questo momento, Ferruccio, mi pare di capire.
Come? Partita bloccata sostanzialmente. Esatto, sì, siamo sullo 0-0 al ventesimo, ora c'è il Fabriano Cerreti in attacco, seguiamo un attimo questa azione, Cicino, certo. Il cross però è sbagliato e anche in questo caso nulla di fatto. Ti ribadisco il punteggio, al ventesimo 0-0 tra Fabriano Cerreto e Avezzano. A voi studio. Grazie Ferruccio. Tra poco ricominceremo il giro dai campi. Intanto c'è il vantaggio della Fiorentina a Benevento. 1-0 per la formazione di Stefano Pioli, con la rete, vediamo di chi, probabilmente forse di Vertù. Vabbè, tra un po' vedremo chi è il marcatore. Comunque vantaggio della Fiorentina a Benevento, con la Fiorentina, con il Benevento che rischia davvero di battere un record clamoroso battuto in tutte le prime giornate di campionato, ancora 0 punti. Benassi per la Fiorentina, Benassi il vantaggio viola della squadra di Stefano Pioli. Vediamo i risultati fino a questo momento in Serie D: Castelfidardo Campobasso 0-0, Fabriano Avezzano 0-0, vantaggio dell'Aquila 1-0 a Francavilla con il rigore di Valenti trasformato, il vantaggio del Monticelli contro il Pineto 1-0, 0-0 tra Nero Stellati e San Marino, il gol dell'Agnonese sulla Recanatese con Frabotta, il vantaggio della Jesina con Pierandrei sul San Nicolò, 0-0 tra San Giustese e Materica e tra Vispesaro e Vastese. In Serie C sono terminati i primi due i primi tempi delle due gare che sono iniziate alle 14.30, tutte e due sullo 0-0, sia Ravenna Albino Leffe che Renate su Tirol. Alle 16.30 Feralpi Salò Gubbio, rinviata non senza qualche polemica, Fano Modena. Poi alle 18.30 Pordenone Mestre, Reggiana Fermana e Sant'Arcangelo Teramo. Domani il posticipo Vicenza Triestina. Questa settimana riposa la San Benedettese, ma noi torniamo in Serie D. Torniamo al Valle Anzuca per il derby di giornata, quello tra Francavilla e L'Aquila, che per il momento arride alla formazione. Attenzione però, no, andiamo a Vasto perché c'è il gol della Vastese da Paolo Renzetti. Allora facciamo questo cambio in corsa. Gol della Vastese, Paolo. Sì, a Pesaro, Vastese in vantaggio quando siamo giunti al 21esimo minuto, azione di contropiede sulla sinistra del numero 11 Bittaie, che ha superato tre difensori della formazione di casa, messo a centro area dalla parte opposta sul secondo palo per Stivaletta, che a due passi dal portiere Marfella non ha avuto problemi a mettere il pallone in rete. Dunque in vantaggio la formazione di Gianluca Colavito quando siamo giunti al 21esimo minuto. Vastese che tra l'altro ha dovuto già effettuare una sostituzione perché si è infortunato Amelio e dal suo posto è entrato con la maglia numero 13 Viscardi. Dunque cambiato il punteggio in terra marchigiana, Vispesaro 0, Vastese 1, il gol di Stivaletta. A te la linea. E dire che non doveva giocare. Tra un po' torniamo da te, Paolo, per analizzare meglio questo gol di Stivaletta, che insomma era un po' in dubbio, invece va addirittura a segno al Benelli e porta in vantaggio la Vastese. Zuppardo porta in vantaggio invece il San Marino sul campo al Pallozzi di Sulmona contro il Nero Stellati. E dunque vediamo come cambiano i risultati, eccoli qua con i due risultati aggiornati, uno positivo, il vantaggio della Vastese, uno negativo, lo svantaggio del Nero Stellati a San Marino, ma come vedete nei campi dove giocano le squadre di casa nostra per il momento solo l'Avezzano è l'unica partita che è rimasta senza reti, per il resto in tutte le altre partite dove ci sono compagini di casa nostra si è segnato. E allora torniamo a Francavilla, adesso sì, da Andrea Costantini, Francavilla-L'Aquila. Andrea, a te. È in corso il 24esimo minuto di questo primo tempo, sempre l'Aquila avanti 1-0, rete di Valenti su rigore, Valenti che per un paio di minuti è stato fuori perché è toccato duro sulla tre quarti di campo, ora è appena rientrato nel rettangolo di gioco. È un po' calata l'Aquila rispetto all'inizio, ha avuto delle occasioni Francavilla per pareggiare, però andiamo con ordine perché nel periodo non collegato al 13esimo cross di Steri, controllo di Brenci dalla parte opposta, Brenci punta l'avversario, va al tiro che viene prima deviato da un difensore e poi in angolo da Spacca.
Bocca, poi solo Francavilla. Intanto al 14esimo lancio di Fiore, gran controllo volante di Zerbo che cerca di eludere l'uscita di Farroni, ma il suo tiro termina fuori. Al 16esimo ancora Zerbo, da piazzato una bella traiettoria, carica d'effetto con la palla che ha lambito il palo alla sinistra di Farroni. Al 17esimo contatto in area del Francavilla, un contatto tra Zerbo e Ibojo, timide proteste della panchina del Francavilla, anche a nostro avviso, anche se il contatto c'era, ma non era da calcio di rigore. Questo perlomeno ci sentiamo di valutare. Mentre al 19esimo Mancini al limite dell'area ha controllato, fatto partire un sinistro centrale e bloccato da Farroni. Dunque reagisce il Francavilla alla situazione di svantaggio dopo il buon inizio dell'Aquila. Ora c'è una palla che si impenna nell'area di rigore del Francavilla, esce Spacca con i pugni, poi perfeziona il rinvio Fiore. Ancora il Francavilla che ha un po' di spazio con Palumbo che supera la linea mediana del campo, accompagna a destra di Renzo, palla invece in verticale per Zerbo, non si intendono però Palumbo e Zerbo, la palla finisce direttamente tra le mani di Farroni che poi fa ripartire l'azione dai piedi di Ibojo. Il lancio del difensore prolunga Brenci, ma non c'è nessuno nella zona centrale del campo. Allora Menta alleggerisce dalle parti di Spacca, il colpo di testa mancato da Palumbo lo effettua invece Pupeschi, poi l'appoggio di Mancini in gol la scorsa domenica Recanati, il triangolo con Di Renzo, poi il tunnel su Ibojo, c'è la copertura però in seconda battuta di Pupeschi, molto bravo l'ex difensore del Foligno qui ad uscire sulla percussione cercata da Mancini, come detto in gol a Recanati la scorsa domenica. Mancini anche oggi ha sfiorato la marcatura al 19esimo. Mancini che qui guadagna un fallo laterale davanti alla panchina dell'Aquila. Romeo, questi a Velardi, quindi Palumbo, Zerbo all'indietro per Velardi, buona trama del Francavilla, ma la palla di Velardi non arriva a Fiore. Velardi però la va a riprendere con un fallo laterale indirizzato all'ex Sembroni non ha compagni da servire in avanti, Cincischia poi scambia con Palumbo, quindi in verticale Velardi, posizione irregolare invece di Fiore che aveva ricevuto in profondità sul settore di competenza, cioè il settore di sinistra, e allora la palla è di nuovo per l'Aquila che si appresta a effettuare un rinvio con un calcio di punizione per Farroni che batte corto scambiando con Cafiero, quindi il rilancio dell'estremo difensore dell'Aquila nel cerchio di centrocampo. Possiamo fermarci qui, 26 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, sempre Francavilla 0 l'Aquila 1, sta decidendo il rigore di Valenti al sesto minuto. Jacopo. Grazie Andrea, vantaggio del Matelica a Monte San Giusto, gol di Gilardi, dunque 0-1 per il Matelica sul campo della San Giustese. Questi sono i risultati. Intanto in Serie A espulso Leonardo Bonucci per una gomitata su Aleandro Rosi, giocatore del Genoa, rosso diretto, e dunque Milan in inferiorità numerica a San Siro. Questi i risultati: Castelfidardo Campobasso 0-0, 0-0 tra Fabriano e Avezzano, vantaggio dell'Aquila a Francavilla 1-0, vantaggio del Monticelli a Pineto 1-0, vantaggio del San Marino a Sulmona sul Nero Stellati 1-0, l'Agnonese è in vantaggio sulla Recanatese 1-0, e poi tre vittorie esterne, vediamo la Jesina, il Matelica e la Vastese sui campi di San Nicolò, San Giustese e di Spesaro, insomma fattore campo che oggi non ne vuol sapere di farsi sentire. Allora noi torniamo a Pesaro per un minuto da Paolo Renzetti perché insomma vediamo come stanno andando le cose dopo il vantaggio di Stivaletta, molto molto importante per la formazione aragonese. Paolo, a te. Eh sì, c'è un rigore per la Vis Pesaro, c'è stato un fallo in area di rigore almeno secondo il direttore di gara proprio del neo entrato Viscardi su Olcese che è terminato a terra, dunque il direttore di gara ha indicato il dischetto e ci sarà questo calcio di rigore che verrà battuto proprio dall'ex giocatore del San Marino. Proteste direi non molto convinte da parte dei giocatori ospiti e dunque probabilmente sembrata anche ai giocatori della Vastese giusta la decisione del direttore di gara, che ricordiamo il signor Paride Tremolada di Monza. Dunque il momento importante di questa partita con la Vastese che conduce per 1-0 grazie al gol realizzato al 22esimo da Stivaletta. Ora c'è però questo calcio di rigore per la formazione di casa sul pallone
e Olcese, Emiliano Olcese, che si incarica della battuta. Vediamo il fischio del direttore di gara. Parte Olcese, il tiro, il gol, il pareggio della formazione marchigiana quando siamo giunti al minuto numero 29 di questo primo tempo. Ristabilita la parità a Pesaro, Vispesaro 1, Bastese 1, il gol di Olcese su calcio di rigore, rigore concesso per il fallo, per il contatto comunque in area tra Biscardi, che era entrato in campo al posto di Amelio, e lo stesso giocatore che poi si è incaricato della battuta, della trasformazione di questo calcio di rigore. Dunque durata 7 minuti la gioia del vantaggio per la formazione di Colarito, che comunque sta giocando una buona gara, anche se Jacopo nel periodo non collegato al 25esimo c'era stata una buona opportunità per la squadra del tecnico Giancarlo Riolfo con un missile dalla distanza di Buonocunto per la formazione di casa, un tiro violentissimo dai 30 metri con il pallone che aveva davvero oltrepassato di pochissimo la traversa. Scocca la mezz'ora al Tonino Benelli di Pesaro, il nuovo parziale è il seguente, di Pesaro 1, Bastese 1, a te la linea. Grazie Paolo, purtroppo insomma ci è arrivato il pareggio, avevamo sperato per 7 minuti nel vantaggio, ma tempo ce n'è insomma per la Bastese di riportarsi di nuovo in vantaggio. Noi ovviamente ce lo auguriamo, anche se il campo non è di quelli semplicissimi. Andiamo a Castel di Lama per vedere cosa, come si sta disimpegnando il Pineto con il Monticelli. Roberta Di Sante, Roberta, un minuto e mezzo. Siamo al... Attenzione, scusami Roberta, dobbiamo andare a, a Morro d'Oro, a San Nico, per San Nicolò Jesina. Ania, cosa succede? C'è il pari del San Nicolò poco fa con Di Benedetto, un tiro al limite del, dell'area che si è intaccato alle spalle di Bolletta e che ha riportato quindi in parità il match qui a Morro d'Oro tra San Nicolò e Jesina. Un San Nicolò che fino a poco fa appunto aveva notevoli difficoltà ad andare avanti, poi questo flash, questo lampo di Benedetto che ha portato in parità per l'appunto i biancazzurri dopo due buone occasioni per la Jesina di raddoppiare la contesa. 34esimo, quindi il paro pari di Benedetto per il San Nicolò. Tra un po' torniamo da te Ania, ma perdonami Roberta, ti abbiamo tolto la linea, ma ovviamente c'era da dar spazio a Morro d'Oro, il solito minuto e mezzo e poi torniamo a Morro d'Oro. Roberta. Sì, siamo al 32esimo, Jacopo, sempre 1-0 in favore del Monticelli, ma sono stati minuti molto concitati quelli in cui non ci siamo stati collegati, perché il Pineto ha avuto almeno due occasioni clamorose per poter pareggiare. Al 19esimo, prima con Pepe che ha ricevuto da Bisegna, è stato velocissimo a trovare la deviazione sotto porta, ma c'è stato il miracolo di Marani. Ma ancora più clamorosa è stata quella al 26esimo, capitata sui piedi di Esposito, che servito da Pezzotti è riuscito ad anticipare Terrenzio, ma ha toccato troppo alto, spedendo la palla oltre la traversa. Però pochissimi istanti fa il Monticelli ha rischiato di andare sul 2-0 perché Petrarulo stava per approfittare di un rinvio errato di Giachetta, che poi è riuscito a tornare sul centravanti del Monticelli e a salvarsi in corner. Dunque botta e risposta, partita accesissima, però mantiene sempre il risultato, non cambia, regge sempre il gol in avvio da parte di Ciabuschi. 1-0 in favore del Monticelli quando siamo giunti al 33esimo e io ti restituisco la linea, Jacopo. Grazie Roberta. Allora visto che ci hai descritto il gol, solo 60 secondi per te, per il collegamento. Sì, ancora 1-1, siamo al 36esimo del primo tempo, è un pari che potrebbe dare nuova linfa al San Nicolò, che come dicevamo poc'anzi ha avuto ben poche opportunità di farsi vedere dalle parti di Bolletta prima del gol, anzi ha rischiato in due occasioni perché la Jesina sia al 28esimo sia al 33esimo è andata vicino al raddoppio, prima con un bel movimento di Margarita che aveva superato Ndiaye, ma che poi il terzino è riuscito a toccare la sfera e buttarla in angolo,
e poi Pierandrei sulla destra aveva lasciato sul posto Mozzoni, aveva messo in mezzo per Margarita, che però non è arrivato di un soffio in scivolata a ribadire il pallone in rete. E poi appunto da un cross dalla destra, il mio non pulito della difesa della Jesina, il pallone che è arrivato a Di Benedetto per il gol del San Nicolò quando siamo giunti al 37esimo di questo primo tempo qui a Morro Dorote. Grazie, allora andiamo a Fabriano perché c'è il vantaggio dell'Avezzano sul campo del Fabriano Cerreto, gol di Michael Deramo. Ferruccio Cocco, a te. Sì, eccoci da Fabriano, e davvero è stato un gol molto molto bello, perché Dos Santos Ribeiro ha recuperato palla sulla metà campo, ha servito in profondità sulla fascia destra Deramo, che con uno sprint da centometrista ha veramente fulminato il diretto avversario e al limite destro dell'area ha calciato in maniera precisa e potente sull'angolino opposto, dove Monti non c'è proprio per nulla potuto arrivare. Davvero un applausi per un gol molto 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 bello, che segna il vantaggio dell'Avezzano al 31esimo minuto sul Fabriano Cerreto. C'è da dire che anche due minuti prima l'Avezzano si era fatto pericoloso con Cerrone, che aveva servito ancora in profondità Dos Santos, il cui tiro però era terminato al lato, per cui è una crescita costante dell'Avezzano nel corso della seconda metà del primo tempo, che giustifica il vantaggio per 1-0 qui allo stadio Mirko Ghetoni di Fabriano sul Fabriano Cerreto. Quindi ti ribadisco il parziale: Fabriano Cerreto 0, Avezzano 1. Grazie Ferruccio, dunque Deramo per il vantaggio e si è segnato in tutti i campi con il vantaggio del campo basso a Castelfidardo, si è segnato, lo vedete, in tutti i campi della Serie D. Campobasso in vantaggio a Castelfidardo 1-0, Fabriano Avezzano 0-1, come avete sentito, gol di Deramo, poi vantaggio dell'Aquila a Francavilla 1-0, il Monticelli che vince col Pineto 1-0, San Marino in vantaggio sul Monaco, il Nero Stellati 0-1 e poi vittorie per Agnonese sulla Recanatese 1-0, pari tra San Nicolò e Jesina 1-1, il Materica in vantaggio a Monte San Giusto 0-1, Vispesaro Vastese 1-1. Come vedete si segna parecchio, gol distribuiti su tutti i campi gioco di questa giornata ottava di campionato. Ricominciamo con il giro dei campi. Ricominciamo ovviamente dal Valle Anzuca di Francavilla. Francavilla, L'Aquila, Andrea Costantini. Andrea. Sì, sono trascorsi 36 minuti, sempre Francavilla 0, L'Aquila 1, L'Aquila che però ha smesso di attaccare da un bel po', però c'è da dire che anche la reazione del Francavilla, che c'era stata dal quarto d'ora fino al 25esimo, si è un po' sopita. Però al 30esimo ravvisiamo un destro dalla lunghissima distanza di Mancini, anche questo centrale facilmente parato da Farroni che poi è volato su un tiro cross di Di Renzo dalla destra, la palla probabilmente sarebbe uscita ma la traiettoria era a dir poco velenosa e allora Farroni ha fatto bene con un colpo di reni a smanacciare la palla in calcio d'angolo. Poco fa ammonito Mancini del Francavilla, ora attenzione a Valenti, entra in area Valenti, la mette in mezzo e leggermente in anticipo Steri, ma arriva dalla parte opposta Marra, potrebbe andare al controcross, lo fa ma colpisce la schiena di Velardi, allora c'è la rimessa in gioco per l'Aquila proprio all'altezza della bandierina del calcio d'angolo. Valenti sorvegliato speciale non solo perché si è procurato e ha trasformato il rigore del vantaggio dell'Aquila, ma ci sono stati almeno un paio di interventi ruvidi ai suoi danni, uno da parte del suo ex compagno, tanto traversa di Valenti, traversa proprio di Valenti, 37 minuti e 20 secondi, un sinistro micidiale, forse anche il tocco di Spacca, oltre che della traversa, infatti viene decretato il calcio d'angolo. Stavamo dicendo due interventi ruvidi, uno di Velardi, un altro del suo ex compagno di squadra Sembroni, addirittura sulla tre quarti aquilana, giusto per far sentire i tacchetti a quello che è il giocatore più incisivo di Battistini. Valenti che ora si incarica anche di questo calcio d'angolo, l'Aquila dunque è tornata ad essere pericolosa con il missile di Valenti che ora va a battere questo calcio d'angolo, mette fuori la difesa del Francavilla, poi svirgola malamente Rucci, allora può ripartire il Francavilla, ci prova con Di Renzo che vince il rimpallo proprio con Rucci, avanza ancora Di Renzo, serve Palumbo che ha un controllo infelice e poi va a stendere il numero 19 Caffiero che aveva coperto proprio su questa azione di ripartenza del Francavilla. Palumbo che si sta sacrificando in un ruolo non propriamente suo, che è quello di trequartista,
ci sta mettendo esperienza e tecnica, però chiaramente è un po' limitato in quello che è il suo originario raggio d'azione. Un'ultima notazione prima di ridare la linea allo studio: inversione di ruolo operata dallo staff tecnico aquilano, perché ora è Rucci ad agire alle spalle della coppia Ibe Valenti, mentre Brenci agisce in mediana al fianco di Steri. 38 minuti e mezzo nel primo tempo, Francavilla 0 L'Aquila 1, rigore di Valenti al sesto, Valenti che poco fa, un minuto fa, ha colpito la traversa con un fendente mancino da poco fuori l'area di rigore. A te Jacopo. Grazie Andrea, faremo insomma due giri di collegamenti fino alla fine dei primi tempi. Allora andiamo per ordine, dopo Francavilla c'è Pesaro, il Benelli di Pesaro per Vispesaro Vastese, Paolo Renzetti. Paolo. Sì, grazie, grazie Jacopo, prendiamo la linea quando siamo giunti al 39esimo nel corso del primo tempo, sempre 1-1, ma Cruz da Silva, giocatore di casa, si è divorato due gol nel giro di due minuti. Nella prima occasione di testa a 2,2 metri da Camerlengo è riuscito praticamente a sbagliare un gol già fatto, mettendo il pallone sopra la traversa. Attenzione, c'è il gol della Vastese. Vastese a sorpresa che si riporta in vantaggio, un tiro del numero 8 della formazione ospite, Pizzutelli. C'è stata probabilmente una deviazione del portiere, scusate, di un giocatore di casa che ha ingannato il portiere di casa. Il pallone ha cambiato traiettoria, si è visto chiaramente, si è insaccato alle sue spalle e Marfella è riuscito solo a sfiorare la sfera che gli è passata in pratica sulla spalla ed è terminata in rete. Dunque, quando siamo giunti al 40esimo minuto, emozioni a non finire qui al Benelli. Vastese che si riporta in vantaggio, Vispesaro 1, Vastese 2, il gol di Pizzutelli con deviazione sicuramente influente da parte di un giocatore di casa, ma la rete ovviamente viene assegnata al giocatore con la maglia numero 8 della Vastese. Dunque Vastese di nuovo in vantaggio. Dicevo, prima di questa rete Cruz da Silva si era divorato due gol nella prima occasione di testa, mandando il pallone sopra la traversa davanti a Camerlengo, e poi in sospetto fuori gioco il giocatore con la maglia numero 8 di casa, sempre da solo, tutto solo davanti a Camerlengo, aveva spedito il pallone al lato. Gol mangiato, gol subito, la classica legge non scritta del calcio, con la squadra ospite allenata da Colavito che è riuscita a trovare nuovamente il vantaggio dopo aver rischiato grosso. Ora siamo giunti al 42esimo allo stadio Tonino Benelli di Pesaro, il nuovo parziale Vispesaro 1, Vastese 2. Jacopo, notizia di servizio: ci sono state diverse interruzioni di gioco per diversi infortuni capitati ai giocatori ospiti. Crediamo che ci sarà un recupero molto robusto, almeno di 3-4 minuti qui al Benelli. Per il momento è tutto, a te la linea. Grazie, grazie Paolo. Dunque, buone notizie, poi vedremo insomma di che entità sarà il recupero. Quello che importa è che in questo momento la Vastese si sia riportata in vantaggio 1-2 al Benelli di Pesaro con un gol di Pizzutelli, anche se avete sentito c'è stata la deviazione influente, ma poco importa, l'importante è che la Vastese sia in vantaggio 2-1. Andiamo adesso a Castel di Lama per Monticelli Pineto da Roberta Di Sante. Roberta, quanto manca? Jacopo, innanzitutto mi dai la linea proprio, ma siamo al 42esimo e mi dai la linea proprio in un momento cruciale, perché praticamente Mallus ha steso Gragnoli proprio al limite dell'area. Gragnoli se ne stava andando tutto solo, stava entrando in area, c'è un calcio di punizione proprio all'altezza del limite dell'area, posizione centrale, dunque potrebbe essere una grande occasione per il Pineto. Ci sono sia Bisegna che Zane sulla sfera, molto probabilmente sarà il numero 10 a calciare, anche se potrebbe essere anche Zane a calciare questa punizione. Intanto il direttore di gara va ad ammonire Battista perché c'è un manipolo di giocatori in area di rigore che non si riesce a domare, si perde un po' di tempo per calciare questa punizione. Dunque Battista finisce sul taccuino del direttore di gara e ci sono ancora dei colpi proibiti
non riusciamo adesso dalla nostra postazione a vedere della quercia che è rimasto a terra proprio all'altezza del dischetto del calcio di rigore. Intanto siamo già al 44esimo, i minuti passano e si rinvia nuovamente la battuta di questa punizione. Non riesce il direttore di gara a calmare gli animi nel cuore dell'area del Monticelli. Direttore di gara, lo ricordiamo, Simone Taricone della sezione di Perugia. Adesso si rialza della quercia, si prova a rimettere ordine, c'è la linea dei difensori del Monticelli che si prepara la barriera per la punizione di questa di questo calcio piazzato. Ecco che parte Bisegna e c'è la grande parata, la risposta da parte di Marani. Niente da fare per il Pineto, ma l'azione non è finita, ancora Marani di nuovamente alza sulla traversa, doppio miracolo del portiere e poi la difesa spazza, nulla di fatto. Siamo al 45esimo, sempre 1-0 in favore del Monticelli. A te Jacopo. Grazie Roberta. Dunque, ancora vicino al gol il Pineto, è finito il primo tempo, San Nicolò Jesina 1-1. Agna Cantagalli, 30 secondi per un resoconto, ecco, del primo tempo. Sì, 1-1 Jacopo per effetto dei gol messi a segno prima dalla Jesina con Pier Andrei al settimo e poi al 34esimo il pareggio di Benedetto, ma il San Nicolò non molto bene fino a questo momento, almeno per quanto concerne la prestazione in campo. Jesina con un maggior numero di occasioni al termine dei primi 45 minuti di gioco, e Campanile che ha già eseguito la prima sostituzione poco prima del gol, chiamando fuori Cane e facendo entrare De Carolis al suo posto. A te. Grazie Ania. Allora torniamo a Francavilla per vedere quanto manca. Andrea. Sì, è in corso l'unico minuto di recupero concesso dal direttore di gara, 45 minuti 25 secondi. Attenzione a Steri che perde un pallone sulla tre quarti. Arriva in pressing Velardi che poi smista per Mele, dunque io tengo la linea fino alla fine del primo tempo, visto che ci siamo. Il pallone allontanato da Marra finisce direttamente dalle parti di Spacca. Comunque abbiamo assistito, per fare un piccolo consuntivo, ad un buon primo tempo giocato discretamente bene da entrambe le squadre, occasioni da una parte e dall'altra. Sta vincendo l'Aquila, che ha avuto il merito di sfruttare quell'errore difensivo del Francavilla con il rigore che Valenti si è procurato e che ha trasformato. Se vogliamo, l'Aquila ha anche legittimato il vantaggio nel primo tempo con la traversa colpita da Valenti, ma con Zerbo due volte il Francavilla ha sfiorato il pareggio. È finito il primo tempo, dunque Francavilla 0, l'Aquila 1, Valenti al sesto su rigore. A voi. Perfetto Andrea, andiamo rapidamente se c'è a Fabriano, per Fabriano Avezzano, Ferruccio Cocco. Ferruccio, quanto manca? Sì, eccoci qua. Siamo all'intervallo, proprio in questo momento, e l'Avezzano è in vantaggio 1-0 sul Fabriano Cerreto. Dopo il gol, come era prevedibile, la partita si è un po' vivacizzata e per due volte il Fabriano Cerreto si è reso pericoloso con Zepponi, con un tiro dalla distanza e con una bella iniziativa centrale. In entrambi i casi comunque la palla è terminata prima alta e poi parata dal portiere dell'Avezzano Lombardi. E in un caso, al 38esimo, l'Avezzano è andata vicino al raddoppio, cross ancora di un vivacissimo Deramo e Dos Santos Ribeiro di testa ha dato l'illusione del gol, ma la palla era terminata di poco al lato. Ti ribadisco quindi il parziale all'intervallo, Fabriano Cerreto 0, Avezzano 1, linea a voi. Grazie a Ferruccio Cocco. Intanto la San Giustese ha accorciato le distanze contro il Matelica. San Giustese 1, Matelica 2. Vediamo se è finita a Castel di Lama tra Monticelli e Pineto. Roberta, quanto manca? Jacopo, sono stati assegnati dal direttore di gara 3 minuti di recupero, quindi al 48esimo dovrebbe terminare. Però c'è Ma che un minuto siamo? Sì, siamo appunto già oltre il 48esimo. Ecco, infatti, ecco, termina qui. Ha dato la possibilità solo di battere il calcio di punizione al Monticelli, il direttore di gara. La sfera poi è uscita ed ecco che arriva il fischio, tutti negli spogliatoi. 1-0 il parziale in favore della formazione di Nico Tallone. Grazie Roberta. Andiamo a Pesaro, Vispesaro Vastese. Paolo.
Sì, come ti avevo detto Jacopo, era prevedibile un recupero abbondante, infatti si sta giocando il secondo dei 4 minuti di recupero. Fino alla fine, perché sono tutte a riposo. Sì. Perfetto, dal signor Paride Tremolada di Monza, ma si andrà ancora avanti con un ulteriore minuto perché c'è un giocatore della Vis Pesaro a terra e dunque si tratta di Bortoletti e dunque gara che continuerà, crediamo, fino al 50esimo. Il gioco è fermo in questo momento per permettere ai sanitari della formazione marchigiana di prestare le cure del caso al giocatore in maglia biancorossa. Il parziale dunque, quando siamo giunti al 48esimo, che vede la Vastese in vantaggio per 2-1 qui al Tonino Benelli di Pesaro. Ricordo, Vastese in vantaggio al 22esimo di questo primo tempo con Stivaletta, al 29esimo il pareggio della formazione di casa con Olcese su calcio di rigore concesso dal fischietto Brianzolo per un fallo in area di rigore abruzzese di Viscardi sullo stesso Olcese, che poi si è incaricato della trasformazione. Poi al 40esimo, dopo due occasioni clamorose mancate da Cruz per la formazione di casa, è arrivato il vantaggio un po' fortunoso, lo dobbiamo dire, di Pizzutelli, tiro dai 32-33 metri, deviazione di un difensore di casa, pallone che ha cambiato traiettoria, che ha ingannato il portiere della Vis Davide Marfella con la sfera che si è insaccata alle sue spalle. Siamo al 48-40 sul nostro cronometro, ma crediamo si giocherà oltre il 49esimo e oltre i 4 minuti comandati dal direttore di gara, con la Vastese che cerca di portarsi in avanti e di chiudere in attacco questa prima frazione di gioco, perché sarebbe fondamentale chiudere il primo tempo in vantaggio qui sul campo di una delle favorite per la vittoria del campionato. Un ulteriore minuto di recupero viene segnalato da un addetto qui dello stadio Benelli, dunque primo tempo che si chiuderà al 50esimo minuto, giusto perché bisogna dirlo, ci sono state tante interruzioni di gioco e dunque era inevitabile che l'arbitro naturale che l'arbitro decidesse di assegnare questo recupero. Attacca ancora la Vastese, formazione in maglia blu che cerca di portarsi in avanti ma perde il pallone. La squadra allenata da Gianluca Colavitto, che passeggia nervosamente davanti l'area tecnica della sua panchina in attesa del doppio fischio del signor Paride Tremolada di Monza, che ha ammonito Viscardi in occasione del rigore fischiato alla formazione di casa. Ultima azione per la Vis, che attacca sul settore di destra con Dani Ficola, pallone all'indietro per Carta, pallone che viene lanciato dalla parte opposta per Buonocunto. Buonocunto, il tentativo di cross del giocatore della Vis, ancora Buonocunto, effettua il cross, c'è una ribattuta e arriva dopo 5 minuti di recupero al 50esimo il doppio fischio del signor Paride Tremolada di Monza. Finisce qui il primo tempo allo stadio Tonino Benelli con il risultato di Vis Pesaro 1 Vastese 2. A te Jacopo. Grazie Paolo, dunque sono finiti tutti i primi tempi, si è segnato parecchio in Serie D, un po' di meno in Serie A e in Serie C, anzi in Serie C proprio per niente si è segnato, in Serie A pochissimo. Andiamo a vedere i risultati con l'ausilio della grafica prima di andare in pubblicità. Questi sono i risultati cambiati, vi diamo solo i cambiamenti di risultato in Serie A. Vantaggio della Fiorentina a Benevento 1-0 Benassi, vantaggio del Sassuolo a Ferrara con la SPAL, gol di Politano. In Serie C non ci sono aggiornamenti, siamo nel secondo tempo 0-0 tra Ravenna Albinolef e Renate su Tirol, perché Padova Bassano è un risultato già acquisito. In Serie D, eccoli qua i risultati del primo tempo: Campobasso, Castelfidardo Campobasso 0-1, Fabriano Avezzano 0-1, Francavilla L'Aquila 0-1, Monticelli Pineto 1-0, Nero Stellati San Marino 0-1, Agnonese Recanatese 1-0, San Nicolò Iesina 1-1, 1-2 tra San Giustese e Matelica, 1-2 tra Vis Pesaro e Vastese. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra pochissimo per i secondi tempi delle gare di campionato. Da 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 da
Eccoci rientrati, seconda parte di Diretta Stadio per seguire i secondi tempi della giornata di Serie D. Vediamo se sono ricominciati i secondi tempi. Allora ripartiamo con la scaletta del primo tempo. Iniziamo ovviamente con il Valle Anzuca di Francavilla al Mare, Francavilla L'Aquila. Andrea Costantini, Andrea. Sì, proprio in questo momento ha avuto inizio il secondo tempo, c'è subito un tiro di Ibe però centrale bloccato da Spacca, non ci sono novità, non mi pare di scorgere sostituzioni, vi dico che ha iniziato a piovere seppur con lievissima intensità sin dalla fine del primo tempo, dunque campo leggermente bagnato, ma la pioggia per il momento direi che non incide sulla partita. Dunque si gioca da pochissimi secondi, Francavilla in campo con Spacca, Fiore e Sembroni, Amenta, Palumbo e Mele, Di Renzo, Romeo, Velardi, Zerbo e Mancini. Attenzione qui a Zerbo, posizione regolare, pallonetto che però non è nello specchio della porta, allora viene controllato da Marra che poi spazza. Andiamo anche a leggere la formazione dell'Aquila con Farroni, Marra e Sieno, Steri, Pupeschi, Valenti, Brenci, Bogio, Ruci, Ibe e Cafiero. È trascorso il primo minuto di gioco, la sventagliata di Brenci per Valenti che è l'uomo partita. Valenti entra in area di rigore, l'appoggio per Ibe, Amenta, devia in calcio d'angolo, opportunità per l'Aquila con il contropiede condotto da Valenti, palla dentro per Ibe il cui tiro di prima intenzione è stato corretto da Menta in calcio d'angolo. 80 secondi di gioco, seguiamo questo tiro dalla bandierina, sempre col solito Valenti, tutto il Francavilla nei suoi 16 metri, intanto tutte le riserve di Ervese sono lì a fare riscaldamento. Amenta va ad alzare questo pallone che è ancora giocabile da Di Renzo che svirgola e regala palla a Valenti, Valenti esce su di lui Velardi, Valenti serie di finte, ancora Valenti mette dentro Ibe che riesce a correggere, ma la palla finisce fuori. Tanto Iervese ha chiamato a sé un giocatore, si tratta del classe 99 Baba Youssef, potrebbe entrare nel corso di questi primi minuti della ripresa, dunque primi correttivi che Iervese potrebbe disporre perché qui l'Aquila ha sfiorato il gol del raddoppio con il solito Valenti che ha ispirato la manovra e con Ibe che ha concluso a colpo sicuro, ma non ha calciato benissimo. Amenta si è salvato in calcio d'angolo. Allora confermiamo, c'è l'ingresso in campo di Youssef al posto di Di Renzo. Questa è la prima sostituzione che dunque annotiamo dopo due minuti e mezzo. Francavilla 0, L'Aquila 1, studio. Grazie Andrea. Vediamo se è ricominciata a Pesaro, anche se è stato l'ultimo primo tempo a terminare, dunque ho i miei dubbi che sia già ricominciata, però per informazione andiamo proprio al Benelli da Paolo Renzetti. Paolo. Sì, i tuoi dubbi sono più che leciti perché qui la partita non ha ancora avuto inizio, stanno rientrando adesso i giocatori delle due squadre. Jacopo, quindi se tu sei d'accordo io ti restituirei la linea almeno per il momento. Perfetto Paolo, torniamo da te tra poco, andiamo a Castel di Lama per Monticelli-Pineto, qui probabilmente è già iniziato il secondo tempo. Roberta Di Sante, Roberta. Sì Jacopo, è iniziato da 2 minuti e 40 secondi il appunto secondo tempo qui a Castel di Lama, sempre 1-0 in favore del Monticelli il parziale. Sono rientrati in campo gli stessi 22 che hanno terminato la prima frazione, anche se entrambe le panchine si stanno scaldando e tra le fila del Monticelli forse il primo ad entrare potrebbe essere Bracciatelli, che è stato il primo ad andare a riscaldarsi. È stato un finale di primo tempo molto concitato, con il Pineto che forse avrebbe meritato qualcosina in più, soprattutto per le due occasioni clamorose che ha avuto davanti alla porta del Monticelli, nelle quali occasioni però è stato bravo il portiere ascolano Marani. Dunque regge il vantaggio maturato dopo pochissimi istanti dall'avvio da parte di Ciabuschi, il suo primo gol stagionale per il Monticelli, servito da Bontà.
Intanto la sfera è tra le mani del portiere del Monticelli, con Bisegna che ha provato una conclusione però piuttosto velleitaria. Il Pineto deve continuare ad insistere e fare qualcosina in più se vuole recuperare le sorti di questo match. 4 minuti se ne sono andati, sempre 1-0 il parziale. Io ti restituisco la linea. Grazie Roberta. Intanto il VAR è all'opera per Benevento Fiorentina. C'è stato il gol della Fiorentina, ma si aspetta l'eventuale convalida del raddoppio viola. Noi però andiamo a Morro d'Oro per San Nicolò Jesina. Agnia Cantagalli, Agnia. Ottavo minuto in corso della ripresa, ancora 1-1 tra San Nicolò e Jesina, però è stato l'inizio di ripresa scoppiettante qui a Morro d'Oro. Almeno si è visto finalmente il carattere del San Nicolò, almeno fino a questo momento, dopo un primo tempo un po' opaco. Subito al terzo un'occasione per la formazione di Campanile per passare in vantaggio, però dagli sviluppi di una punizione Fabriani non è stato fortunato, ha trovato Bolletta sulla respinta corta. Poi dall'altra parte anche occasionissima per la Jesina, perché su un contropiede Margherita ha indirizzato un diagonale verso la porta con il pallone che praticamente di un soffio è uscito fuori dalla porta difesa da Tiberardino e si è spento sul fondo. Secondo cambio che segue quello del primo tempo Campanile. Nel primo tempo era entrato De Carlis al posto di Cane per tornare al 4-2-3-1 del San Nicolò, abbandonando il 4-3-3. Secondo cambio che ha riguardato la punta centrale, è uscito Maisto, è entrato Tedesco, che sarebbe la punta che ha sempre giocato fino a questo momento e che si è alternata con Moretti. E all'ottavo minuto, quindi pochi istanti fa, subito una buona occasione dalla sinistra con un cross di Mozzoni, Tedesco ha provato a indirizzare il pallone verso la porta, ma la sfera è terminata alta sulla traversa. Però almeno in questo inizio di ripresa sembra una gara maggiormente godibile per quanto riguarda soprattutto i biancazzurri spenti. Nei primi 45 minuti di gioco c'è stato il lampo di Benedetto da una respinta corta della difesa che ha portato in parità il San Nicolò, ma fino a quel momento la squadra di Campanile aveva creato ben poco dalle parti di Bolletta. Decimo minuto qui a Morro d'Oro, 1-1 tra San Nicolò e Jesina. Grazie Agnia. Convalidato il gol di Kuma Babacar a Benevento, dunque Benevento 0 Fiorentina 2, ma noi ci spostiamo a Fabriano Avezzano, Ferruccio Cocco. Ferruccio. Eccoci qua, il nono minuto del secondo tempo a Fabriano, l'Avezzano conduce sempre per 1-0 in virtù del gol segnato al 31esimo del secondo tempo, del primo tempo scusate, da Deramo. Nella ripresa il Fabriano Cerretto, la squadra di casa, è entrata in campo con un piglio un po' più deciso. Il mister Fenucci ha rimescolato un po' anche le carte, togliendo Bambozzi e Zepponi, mandando in campo Cusimano e Piergallini per dare una maggiore vivacità e imprevedibilità all'azione d'attacco della squadra di casa. E pericolosità che si è concretizzata al sesto minuto del secondo tempo con una sponda di Cicino per Berardi, il cui tiro da buona posizione però è stato facile preda del portiere dell'Avezzano Lombardi. Per il momento quindi il risultato è invariato, Fabriano Cerreto 0, Avezzano 1, siamo al decimo del secondo tempo, linea allo studio. Grazie Ferruccio, dunque sempre vantaggio dell'Avezzano sul campo del Fabriano. Intanto vedete in Serie C cambia il primo risultato, siamo praticamente quasi alla fine delle partite, 84esimo, il gol dell'Albino Leffe sul campo del Ravenna, 1-0, più tardi vi daremo anche il marcatore di questa partita, ma queste sono le due partite che si stanno giocando. Addirittura d'arrivo, anzi un po' più avanti nel minutaggio, la gara tra Renate e Sudtirol, che però sono ancora sullo 0-0, vantaggio come detto dell'Albino Leffe sul Ravenna. Alle 18:30 scenderà in campo il Teramo a Sant'Arcangelo. Vi diamo le ultime di formazione, le ultime notizie con il Teramo che giocherà con il 3-5-2, Calore tra i pali, Caidi, Speranza e Sales in difesa, a centrocampo Varas a destra e confermato Ventola a sinistra, Amadio sarà il playmaker, le due mezze ali De Grazia a destra, Ilari a sinistra e poi Tulli e Foggia dovrebbero essere i due terminali d'attacco. Dunque
più o meno la stessa formazione intanto di sabato scorso col Padova, tranne il cambio Barbuti in panchina e Tulli in campo. Andiamo a Francavilla, c'è il raddoppio dell'Aquila. Andrea Costantini, Andrea. No, scusami Jacopo, ti avevo segnalato un gol, il gol dell'Alzano in realtà, Jacopo, forse mi avete capito male, però mi arriva la notizia del gol del raddoppio dell'Avezzano, quindi potete collegarvi con Fabio. Ah, ok, grazie Andrea. Allora, 30 secondi con te e andiamo ad Avezzano, e poi andiamo a Fabriano, pardon. Allora, poco fa l'Aquila che è andata vicinissima al raddoppio, bella azione condotta da Ibe sulla destra, sovrapposizione di Marra che scende, va al cross basso, non ci arriva Spacca, ma per sua fortuna non ci arriva neanche Rucci che ha tentato la correzione in estirada, ma ha mancato di un soffio l'impatto con il pallone, avrebbe concluso a porta vuota. Dunque sempre Francavilla 0, l'Aquila 1, sta sempre decidendo il gol di Valenti, che è assoluto protagonista di questa partita, il migliore in campo, autore del gol, si è procurato il rigore, ha colpito una traversa, sempre nel cuore dell'azione. Francavilla 0, L'Aquila 1, studio. Perfetto Andrea, andiamo a Fabriano, raddoppio dell'Avezzano, Ferruccio Cocco. Ferruccio. Eccoci qua, sì, proprio appena avevamo lasciato il collegamento c'è stato il raddoppio dell'Avezzano all'undicesimo del secondo tempo, palla persa del Fabriano Cerreto a centrocampo, Cerano ha percorso 20 metri di campo nella parte offensiva del Fabriano, ha servito sulla destra ancora una volta la corrente De Ramo che ha messo in mezzo un forte raso terra deviato dal difensore del Fabriano Cerreto Lapi e la palla è terminata in rete per il 2-0 dell'Avezzano qui al Mirko Ghetoni di Fabriano, per cui ti ribadisco il punteggio. Dunque raddoppio e doppietta di Deramo, dunque sempre lui a segno, anche se stavolta con una deviazione. Anche se c'è stata una deviazione di un difensore del Fabriano che è stata probabilmente decisiva per il gol. Perfetto, grazie Ferruccio. Dunque raddoppio dell'Avezzano, gol della Jesina a Morro d'Oro. Andiamo subito da Ania Cantagalli. Ania, per il nuovo vantaggio dei Leoncelli, a te. Sì, al quarto d'ora di gioco Jacopo, dovrebbe essere stato ancora Pierandrei a mettere a segno il gol per la Jesina da un cross dalla destra di Margarita. Nel frattempo c'è subito un cambio da parte di Campanile, è uscito Massetti, è entrato Chiacchiarelli per il San Nicolò, si invertono anche gli esterni. Comunque sul doppio vantaggio la Jesina, dovrebbe essere stata doppietta di Pierandrei, ma vi daremo conferma tra poco. Il San Nicolò che non aveva cominciato male questa ripresa, ma che adesso comunque si tocca, deve ancora cercare di rimontare qui a Morro d'Oro da uno svantaggio contro il Leoncelli. A te. Grazie Ania, dunque di nuovo Pierandrei per il vantaggio Leoncello della Jesina sul campo del San Nicolò. Vediamo se adesso sì che dovrebbe essere ricominciata a Pesaro tra Vispesaro e Bastese. Andiamo da Paolo Renzetti. Paolo. Sì, ottavo minuto nel corso della ripresa, sempre 2-1 per la Vastese che sta soffrendo però in questo avvio di secondo tempo con la squadra di casa in costante proiezione offensiva. C'è un calcio d'angolo per la Vis, pallone in area di rigore, il tiro debole di Luca Cacioli con la parata senza problemi del portiere Camerlengo, ma Vis che ha riconquistato il pallone con carta. Lancio in area di rigore, poi difesa della Vastese che riesce a rinviare, scatta il contropiede, cerca di scattare il contropiede con Fiore per la squadra ospite. Fiore, il tiro, la parata del portiere della formazione di casa che respinge ancora Fiore che ha riconquistato il pallone quando siamo giunti al nono minuto, occasione per il 3-1 da parte della squadra di Colavito, poi termina a terra un giocatore in maglia blu a 5-6 metri dal vertice, dalla linea dell'area di rigore marchigiana, c'è il fischio del direttore di gara Tremolata di Monza che comanda un calcio di punizione in favore della Vastese. Dunque squadra di Colavito pericolosa, pericolosissima al nono minuto con la formazione ospite che è andata ad un passo del 3-1, un passo dal 3-1 con questo tiro di Fiore, la parata davvero difficile del portiere
Davide Marfella, che è riuscito a respingere il pallone. Fortuna per lui che non c'erano giocatori della Vastese da quelle parti, altrimenti sarebbe stato davvero un gioco da ragazzi per i giocatori ospiti mettere il pallone in rete. Calcio di punizione per la Vastese, siamo a 3-4, forse 5 metri, non più, dalla linea dell'area di rigore della squadra marchigiana. Sta facendo schierare la barriera il fischietto lombardo, sarà probabilmente Fiore, lo specialista dei calci da fermo della formazione abruzzese, ad incaricarsi della battuta. Vicino a lui c'è Pizzutelli, che ha segnato, lo ricordiamo, il gol sul finire del primo tempo del 2-1 in questo momento, risultato che permette alla Vastese di continuare a condurre qui al Tonino Benelli. Quando siamo giunti al decimo minuto nel corso di questo secondo tempo, di Spesaro 1 Vastese 2, calcio di punizione per la formazione ospite, sul pallone Pizzutelli e Fiore, parte Fiore, il tiro, il gol della Vastese, ancora una deviazione e pallone che termina in rete. Dunque Fiore, che aveva mancato, non per sua colpa ma per la bravura del portiere di casa, il gol del 3-1, riesce a segnarlo su calcio di punizione. La sua specialità è, come in occasione, Jacopo, del gol di Pizzutelli, anche in questa circostanza c'è stata la deviazione della barriera ed il pallone è entrato alle spalle, si è insaccato alle spalle di Marfella. Dunque cambia il risultato al Benelli, di Spesaro 1, Vastese 3, il gol di Fiore, a te la linea. Grazie, c'è il pareggio del Pineto con Bisegna, andiamo a Castel di Lama da Roberta Di Sante. Roberta. Sì Jacopo, al quarto d'ora il Pineto riesce a pareggiare i conti della partita 1-1, come dicevi tu, il gol del pari è arrivato dal sinistro velenoso sulla punizione perfetta, questa volta battuta da Bisegna dal limite, una punizione delle sue che si è insaccata lì dove Marani questa volta non è potuto arrivare, ed è un gol clamoroso, perché se pensiamo che pochissimi istanti fa il Pineto aveva rischiato tantissimo su un'azione di contropiede imbarazzante con il Pineto completamente sbilanciato, con Guida che ha calciato con Giachetto completamente fuori dai pali, e la sfera che è terminata per fortuna del Pineto di pochissimo al lato del palo destro. Anche in questo caso dunque gol mangiato, gol subito. Giusto? Esatto Jacopo, anche questo perfetto, la legge del la regola non scritta del fatto si è verificata in maniera perfetta. Intanto c'è un disimpegno un po' complicato di Della Quercia in questo istante, che però riesce ad averla vinta, fa ripartire il contropiede del Pineto, che però non si concretizza perché Mallus anticipa Gragnoli. E allora, quando siamo al sedicesimo minuto in questo momento, 1-1 il risultato, io ti restituisco la linea. Grazie Roberta. E allora, visto che sono stati tanti gol e che c'è anche qualche cambio, c'è proprio il cambio in vetta alla classifica, in questo momento facciamo un po' un riepilogo dei risultati. Attenzione, perché c'è il vantaggio adesso, proprio in questo momento, del Castelfidardo sul Campobasso. Dopo aver pareggiato, la formazione fidardense si porta addirittura in vantaggio 2-1 per la super sorpresa, ma a questo punto non più sorpresa, del campionato, perché sta battendo anche il Campobasso, il Castelfidardo, una formazione informissima. Dunque Castelfidardo Campobasso 2-1, Fabriano Avezzano 0-2, Francavilla L'Aquila 0-1, Monticelli Pineto 1-1, Nero Stellati San Marino 0-1, Olimpia Agnonese Recanatese 1-0, San Nicolò Jesina 1-2, San Giustese Materica 1-3, così come Vispesaro Vastese 1-3. Vediamo rapidissimamente la classifica come cambia, perché in questo momento Materica e Castelfidardo hanno 19 punti, 17 per il Campobasso. La Vastese aggancerebbe la rivale odierna, la Vispesaro, a quota 16, l'Aquila a quota 15, San Marino 14, l'Avezzano con la Jesina a quota 12, San Giustese 11, Francavilla e Pineto 9, San Nicolò e Agnonese 7, Fabriano Recanatese 6, Monticelli 4, Nero Stellati 2. È chiaro che questa è una classifica, lo ripetiamo, parziale. Dunque in attesa che le gare si concludano, ma sono appena finiti, sono appena ricominciati i primi tempi. Quarto gol della Vastese. Allora andiamo da Paolo Renzetti. Paolo, il quarto gol della Vastese, a te.
Sì, quarto gol della Vastese sugli sviluppi di un calcio d'angolo. C'è stata una mischia all'interno dell'area di rigore della formazione marsicana. Se non abbiamo visto male, è stato Stivaletta a mettere il pallone in rete. Poi vi confermeremo tra qualche istante, Jacopo, la rete che crediamo sia del giocatore ex San Nicolò. Quel che conta è che la Vastese ha segnato il quarto gol, risultato per certi versi clamoroso, allo stadio Tonino Benelli. Vispesaro 1, Vastese 4, il gol di Stivaletta che crediamo sia da confermare. Comunque è stato lui il giocatore a mettere in mischia alle spalle del portiere della formazione marchigiana. Dunque crolla sotto i colpi della squadra di Colavitto la Aves. Come dicevi tu, in questo momento ci sarebbe l'aggancio in classifica della Paolo, squadra. Paolo, ti devo interrompere, il raddoppio dell'Aquila. Andiamo a Francavilla, da Andrea Costantini. Andrea. Eh sì, sempre lui, l'uomo della partita, l'uomo del momento, Valenti, un contropiede che praticamente ha fatto fuori l'intera difesa del Francavilla. Valenti ha fatto sedere l'unico difensore che era rimasto in area di rigore del Francavilla, ovvero Romeo, e poi tu per tu con Spacca lo ha battuto sul primo palo con un piatto mancino facile facile. Poteva anche servire un compagno di squadra, ma ha fatto tutto lui e se lo è meritato questo secondo gol. Si è meritato questa doppietta Valenti, perché oggi è stato un giocatore semplicemente dominante. Il gol dell'Aquila era nell'aria, perché vi avevo raccontato in precedenza della palla gol avuta da Rucci, che non era arrivato sulla correzione del cross di Marra, ma poi c'era stata un'altra palla gol clamorosa, in particolare al sedicesimo con Ibe, che si era presentato a tu per tu con Spacca, lo aveva saltato, aveva messo in mezzo il pallone per la corrente Brenci, che ha calciato con la porta rimasta sguarnita, senza portiere, ma sulla linea di porta c'era stato il salvataggio di Amenta. E dai l'Aquila però ha trovato il gol del 2-0, la firma di Valenti al 20esimo. Ora siamo al 21esimo, Francavilla 0, l'Aquila 2, gara che sembra in ghiaccio. Jacopo. Grazie Andrea. Dunque rifacciamo un'altra volta il riepilogo per vedere come stanno cambiando i risultati. Fino a questo momento diciamo che tutto sommato è una giornata agrodolce, ma con la parte dolce dolcissima, direi, perché Francavilla L'Aquila 0-2, sta vincendo l'Avezzano 0-2 a Fabriano, il Pineto ha agganciato il Monticelli, il Nero Stellati è sotto con il San Marino, ma così come il San Nicolò con la Jesina, la Vastese sta dilagando a Pesaro ed è la notizia veramente più clamorosa e forse più bella della giornata di Serie D, con questo poker della formazione di Gianluca Colavitto. Intanto c'è un calcio di rigore per la Fiorentina che può triplicare a Benevento. Il Benevento Terò sul punto di battuta, Benevento in caduta libera, vediamo Terò, e arriva anche lo 0-3 tris della squadra di Stefano Pioli, 0-3 per la Fiorentina, partita di fatto in ghiaccio. Siamo al 21esimo della ripresa. Adesso andiamo a Castel di Lama per Monticelli Pineto da Roberta Di Sante. Un minuto e mezzo, Roberta. Jacopo, siamo al 22esimo, c'è un corner per il Pineto, nei minuti in cui non siamo stati collegati è stata una occasione clamorosa con Pezzotti che si è mangiato un gol praticamente fatto, qualcosa di assurdo, poi questa sera rivedremo le immagini, praticamente in contropiede 5 contro 2 il Pineto è riuscito a mangiarsi l'inverosimile con questo diagonale che è terminato al lato. Purtroppo ci sono, il Pineto ha evidenti difficoltà nel segnare il gol del pareggio, è stato siglato da Bisegna sul calcio di punizione, ma veramente questa squadra crea una mole di gioco impressionante e ogni domenica spreca l'impossibile. E c'è stato anche una occasione per, dall'altra parte, per il Monticelli, con il Pineto che ha rischiato sugli sviluppi di un corner con Pedalino che è entrato proprio in questi pochi istanti fa a
rilevare l'attaccante Petrarulo con Pedalino che ha pasticciato in area e poi l'occasione è sfumata. Dunque 1-1 quando siamo al 23esimo, ma veramente l'occasione di Pezzotti ha qualcosa dell'incredibile. Intanto per dover di cronaca ha fatto il suo ingresso in campo pochi istanti fa anche Ciarceluti a rilevare Battista, l'attaccante del Pineto torna in campo dopo il lungo infortunio che lo aveva tenuto fermo per più di un mese. Dunque siamo al 24esimo, 1-1 il parziale. Io ti restituisco la linea per ora. Grazie Roberta, andiamo a Morro d'Oro per San Nicolò Jesina, Ania Cantagalli e poi andremo a Fabriano. Ania, a te. 28esimo della ripresa, ancora 2-1 a favore della Jesina sul San Nicolò, ma è un San Nicolò che è tornato sulla stessa prestazione del primo tempo, praticamente spento dopo il gol subito da parte dei Leoncelli. Non riesce a costruire una manovra degna di nota la formazione di Campanile, almeno fino a questo momento, per rendersi pericolosa dalle parti di Bolletta. La Jesina invece si limita a controllare almeno fino a questo istante di gara, prova soprattutto in ripartenza a chiudere la gara, quello che sarebbe una vittoria importante per la formazione di Gianangeli, però la partita è ancora lunga. Il San Nicolò ha il dovere di provarci, anche perché altrimenti maturerebbe il terzo capo in quattro gare per i biancazzurri. A te. Grazie Ania. Vantaggio della Roma a Torino 1-0, calcio di punizione dello specialista Aleksandar Kolarov per il vantaggio giallorosso allo stadio di Torino. Dunque Torino 0, Roma 1. Torniamo a Castel di Lava da Roberta Di Sante per il vantaggio del Pineto, vero Roberta? Roberta. Il sorpasso, Jacopo. Sì, Jacopo, c'è stato il sorpasso proprio in questo istante. Siamo al 25esimo. Azione insistita del Pineto in avanti con il cross di Zane per la testa di Pomante, la smanacciata da parte di Marani e il gol sotto misura da parte di Pepe che porta in vantaggio il Pineto. Dunque, azione rocambolesca con Pepe che riesce ad anticipare, a raccogliere la respinta di Marani su Pomante e a portare in avanti gli abruzzesi. Ed era ora per tutti i gol che finora il Pineto avrebbe potuto concretizzare. Perfetto, gol di Pepe, vantaggio del Pineto. Andiamo adesso a Fabriano da Ferruccio Cocco per Fabriano Avezzano. Ferruccio, a te. Sì, a Fabriano siamo al 29esimo minuto del secondo tempo e il punteggio vede sempre avanti l'Avezzano per 2-0. Nel periodo da non collegato da segnalare due belle azioni, una per parte. Al 19esimo del secondo tempo il Fabriano Cerreto si è reso pericoloso con un colpo di testa di Cusimano su cross di Sassaroli. Bello l'intervento di Lombardi, il portiere dell'Avezzano, che ha sventato la minaccia. Poi al 21esimo azione in contropiede davvero pregevole dell'Avezzano con Dos Santos che è sceso sulla sinistra, ha messo in mezzo un bel raso terra che ha tagliato fuori tutta la difesa del Fabriano Cerreto e la corrente Branicchi però ha mancato clamorosamente il gol da praticamente a tu per tu con il portiere, tirando alto quello che poteva essere un comodissimo 3-0 per l'Avezzano. Siamo invece sul 2-0 per l'Avezzano e restituiamo la linea allo studio. Grazie Ferruccio, dunque l'Avezzano che resta in vantaggio sul doppio vantaggio con la doppietta di Deramo. Noi tra un po' andiamo subito a Francavilla per vedere come va il derby tra Francavilla e L'Aquila che vede il rosso-blu in vantaggio di due gol. Andrea Costantini, Andrea. 28 minuti di gioco in questo secondo tempo, piove di più qui a Francavilla, piove possiamo dirlo anche sul Francavilla che si appresta, se così andranno le cose, a collezionare la quarta sconfitta interna su quattro partite giocate al Valle Anzuca dopo gli stop con il Fabriano Cerreto, il San Nicolò e il Castelfidardo. Oggi quest'altra sconfitta si potrebbe materializzare al cospetto di una L'Aquila che ha assolutamente legittimato il vantaggio, doppio vantaggio con un grande avvio di ripresa la squadra di Battistini più volte. Intanto gol meraviglioso di Palumbo,
gol meraviglioso di Palumbo, sinistro al volo, da vedere e rivedere, davvero un lampo prodigioso di Cosmo Palumbo, una palla che si è alzata e poi è scesa all'incrocio dei pali, un sinistro incrociato davvero di inaudita potenza e di inaudita bellezza, e Francavilla allora la riapre al 29esimo, il gol di Palumbo. Vi stavo dicendo, l'Aquila aveva legittimato il doppio vantaggio anche perché era stata più volte pericolosa di rimessa di fronte agli sbandamenti difensivi del Francavilla. Ora attenzione Valenti, posizione regolare, Valenti fuori, l'Aquila poteva richiuderla con Valenti che ha sferrato il tris, ma si accende la partita. Valenti, manca l'opportunità per l'1-3. Ora davvero una bellissima partita. Francavilla ha sbandato in più di una circostanza in difesa, lasciando tante azioni di rimessa all'Aquila finché Valenti non aveva segnato il gol dello 0-2. Sembrava una gara chiusa, ma questo Eurogol di Palumbo la riapre, anche perché Valenti subito dopo ha approfittato di un'altra leggerezza difensiva della difesa del Francavilla, ma tu per tu con Spacca ha sbagliato il suo piatto sinistro, è finito fuori a fil di palo. Dunque ci aspetta un grande finale di partita, mezz'ora esatta al Valle Anzuca, Francavilla 1, L'Aquila 2, l'ha riaperta Cosmo Palumbo. Jacopo. Grazie Andrea, dunque accorcia le distanze il Francavilla, adesso veramente anche il Valle Anzuca saranno ultimi minuti assolutamente da non perdere, ecco perché magari a Pesaro faremo solo dei flash come questo che stiamo per fare in questo momento da Paolo Renzetti. Paolo, minuto e altri 30 secondi di collegamento, da te verremo sempre meno spesso, ma per la cosa ci fa piacere perché vuol dire che la Vastese insomma sta continuando in questa grande impresa. Sì, grazie, attenzione, però c'è la vista in avanti, un pericolo per la formazione ospite con il pallone che fortunatamente finisce sul fondo. Sì, siamo giunti, Jacopo, al 26esimo minuto nel corso di questa ripresa, lo ricordiamo, gara nel secondo tempo iniziata in forte ritardo, sempre 4-1 per la formazione allenata da mister Gianluca Colavito. Ti confermo, avevamo visto bene qui dalla tribuna del Tonino Benelli, il quarto gol è stato realizzato da Stivaletta, doppia sostituzione in casa marchigiana, ma io ti restituisco la linea. Grazie Paolo, vantaggio dell'Atalanta contro il Bologna, il gol di Cornelius, sì è proprio lui, il centravanti numero 9 di Giampiero Gasperini, che porta in vantaggio l'Atalanta sul Bologna 1-0, assist di Remo Freuler e poi sinistro sul primo palo. Questi sono i risultati, con l'Atalanta che è in vantaggio, la Fiorentina Tris sul campo del Benevento, poi Chievo-Hellas è finale perché si è giocata alle 12.30, ancora 0-0 tra Milan e Genoa, Napoli-Inter giocata ieri 0-0, Sampdoria-Crotone 5-0, il Sassuolo in vantaggio sulla Spalla 1-0, gol di Politano, la Roma in vantaggio a Torino 1-0, il gol di Kolarov. Andiamo adesso a Morro d'Oro per San Nicolò Jesina, Ania Cantagalli, Ania a te. Presa ancora 2-1 per la Jesina sul San Nicolò, ma Biancazzurri che tra qualche istante batteranno un calcio di punizione, più o meno siamo distanti 30 metri dalla porta difesa da Bolletta, leggermente defilati sulla destra nel periodo non collegato, solo un episodio da Moviola perché la Jesina aveva segnato anche il terzo gol, il direttore di gara su segnalazione del primo assistente però non ha convalidato la terza rete di Pierandrei per la sospetta posizione di offside, quindi è un gol annullato da parte della Jesina. Chiacchierelli che si sta prestando a battere questo calcio di punizione, pallone tirato direttamente in porta con una traiettoria a fil di palo che si spegne sul fondo, ma c'è il tocco secondo il direttore di gara, quindi si ripartirà con un calcio d'angolo a favore del San Nicolò che sta provando perlomeno con i nuovi innesti a cercare la via del pareggio. Chiacchierelli ancora da calcio d'angolo, nulla di fatto, praticamente il pallone è allontanato ma ancora San Nicolò in possesso del pallone che perde però adesso la sfera. Attenzione a questa ripartenza dalla Jesina, c'è però Di Berardino che mette in fallo laterale, 2-1 per i Leoncelli qui a Morro d'Oro su San Nicolò. Grazie, pareggio purtroppo del Monticelli contro il Pineto 2-2, Roberta Di Sante, Roberta.
Si torna in parità al 31esimo, va in gol anche Pedalino, il cross ancora una volta di un ottimo Bontà. Attenzione, scusami Roberta, fammi andare un attimo a Francavilla. Andrea Costantini. Pareggio del Francavilla al 34esimo della ripresa. Fiore ha segnato il gol del 2-2, un'azione che si è sviluppata sulla sinistra, il cross, la palla è arrivata dalla parte opposta dove arrivava a rimorchio Fiore, che con un piatto destro, con un colpo da biliardo, ha messo la palla alla destra di Farroni, che non c'è arrivato. Fiore, grande esultanza poi sotto la tribuna dei tifosi del Francavilla, si è tolto anche la maglietta l'esterno giallorosso, che si è preso anche il cartellino giallo del direttore di gara. Ma è davvero incredibile quello che è accaduto al Vallenzo, con una partita che sembrava finita, con l'Aquila in saldo vantaggio sullo 0-2, poi l'Eurogol di Palumbo la riapre, c'è l'errore di Valenti che poteva dare il 3-1 e Fiore poco fa la pareggiata. Gianmarco Fiore dunque per il 2-2 del Francavilla quando siamo al 34esimo e 30 secondi. Jacopo. Andrea, tra un po' torniamo da te, ma devo tornare ovviamente a Castel di Lama da Roberta Di Sante, anche qui 2-2 Roberta. Sì, 2-2. Stavi descrivendo il gol, ma ovviamente abbiamo dato spazio al pari anche del Francavilla. Ovviamente, benissimo così. Dicevo, il gol è andato in gol anche Pedalino, cross ancora una volta dell'ottimo Bontà per il centravanti, che si è fatto trovare pronto sul primo palo per la girata vincente. Pedalino che è entrato a rilevare Petrarulo, ma che nell'occasione del gol si fa male ed è costretto ad uscire, dunque praticamente è entrato giusto il tempo per rimettere in parità le sorti del match, perché esce proprio in questo istante per far posto a Cichella. Dunque 2-2 il parziale quando siamo giunti al 35esimo, Pedalino che è costretto ad uscire per infortunio proprio dopo aver realizzato la rete del pareggio. Grazie Roberta, torniamo dunque a Francavilla, a cui diamo un paio di minuti anche di cronaca ad Andrea Costantini per una partita incredibile, doppio vantaggio dell'Aquila e poi nel giro di pochi minuti il pareggio del Francavilla. Andrea. Sì, grazie Jacopo. Intanto c'è un cambio nel Francavilla, esce proprio l'autore del gol, Gianmarco Fiore con il numero 2 ed entra con il numero 28 Amedeo Di Pietrantonio. Una partita davvero che è vietata ai deboli di cuore. Peraltro io ero qui al Vallanzuca per Francavilla Fabriano Cerreto, anche lì ci fu una rimonta nel Francavilla da 0-2 a 2-2 e poi addirittura ci fu la beffa al 95esimo con il gol del Fabriano Cerreto. Io non so ora come andrà a finire oggi, ma certo che Francavilla ha dimostrato cuore e l'Aquila si è dimostrata poco cinica. Intanto Amenta, posizione di fuorigioco di Federico Amenta, ma attenzione perché il Francavilla a questo punto ci crede dopo la grande rimonta e dopo che questa partita sembrava chiusa. Ora il Francavilla sta cercando addirittura di ribaltare clamorosamente il risultato contro l'Aquila frastornata. L'Aquila che ha potuto banchettare sulle voragini difensive del Francavilla, ha avuto diverse opportunità, aveva segnato il gol dello 0-2, poi c'è stato il gol di Palumbo, Valenti sulla palla rimessa in gioco dal centrocampo ha avuto l'opportunità di richiuderla di nuovo presentandosi a tu per tu con Spacca. Valenti, che è stato indubbiamente l'uomo di questa partita, ha fallito il colpo dell'1-3 e allora qualche istante dopo, qualche minuto dopo, il Francavilla ha pareggiato con il diagonale di precisione di Fiore. Ora però tutto può accadere perché il Francavilla ci prova, l'Aquila non potrà restare a guardare. Miciche scatta sul filo del fuorigioco inseguito da Cafiero, arriva prima Cafiero che poi evita anche il calcio d'angolo, ma regala la palla a Youssef che si è sistemato sulla sinistra dopo aver preso il posto di Lorenzo. Entra in area Youssef, mette in mezzo un pallone, un liscio, Palumbo, gol! Palumbo 3-2, Cosmo Palumbo, doppietta al 38esimo, il Francavilla la ribalta, incredibile, ammutoliti i tifosi dell'Aquila, invece esplode il Valle Anzuca. Youssef ha sfondato sulla sinistra, ha messo in mezzo un pallone che è stato respinto male dalla difesa aquilana, è arrivato il solito Palumbo che da poco dentro l'area di rigore con un piatto destro ha indovinato l'angolo alla sinistra di Farroni e il Francavilla è in vantaggio. 38 minuti se ne sono andati, ma quante emozioni in questa ripresa, una gara che sembrava finita, il Francavilla l'ha riaperta e addirittura l'ha ribaltata. Francavilla 3
l'Aquila, 2 la doppietta di Cosmo Palumbo, nel mezzo il gol di Fiore a ribaltare la doppietta di Valenti. Studio. Andrea, io ti chiedo solo 30 secondi di commento prima di andare a Fabriano, perché c'è Ferruccio Cocco. Ti chiedo se è più merito del Francavilla che è salito di tono o dell'Aquila che è calata notevolmente dalla ripresa, perché insomma in pochi minuti subire 3 gol non è una cosa usuale. Allora, tutte e due le cose. L'Aquila non ha approfittato fino in fondo degli sbandamenti del Francavilla, soprattutto con l'opportunità di Valenti che poteva riportare il risultato sul 3-1. C'è da dire che il Francavilla si è giovato in un momento in cui la squadra di Hervé sembrava giù anche col morale, si è giovato di questa prodezza balistica autentica che questa sera vedremo e rivedremo. Il gol di Palumbo dell'1-2 ha cambiato l'inerzia della partita, perché ha inchiodato l'Aquila, gli ha dato voglia, ha ridato speranza al Francavilla. Se poi ci mettiamo che l'Aquila, come ho già detto più di una volta, ha fallito con Valenti quella palla del 1-3, e lì sostanzialmente l'Aquila si è consegnata moralmente proprio alla rimonta del Francavilla, che ha trovato l'1-2 con Fiore e ancora con Palumbo, che è riportato nel suo ruolo originario, cioè quello di mezzala, quando lui ha la gamba e ha il tiro per poter fare male, e Palumbo ha fatto letteralmente la differenza. Giocatore davvero di ben altra categoria, come dalla parte opposta lo è Niccolò Valenti. Non capiamo cosa ci stiano a fare in Serie D. Quindi sicuramente merito del Francavilla, ma sicuramente anche demerito dell'Aquila Calcio. A te, Jacopo. Perfetto Andrea, intanto rigore fallito da Berardi a Ferrara, sempre 0-1 tra Spalle e Sassuolo, regge il vantaggio nero-verde con Politano al primo minuto di gioco. Andiamo a Fabriano da Ferruccio Cocco. Fabriano Avezzano, Ferruccio a te. Eccoci qua, siamo al 43esimo del secondo tempo, l'Avezzano conduce sempre per 2-0, ma proprio pochi secondi fa c'è stata una ghiottissima palla gol per il Fabriano Cerreto, che è stata fallita da 3 metri dalla porta, non di più, 4 metri da Lapi, che ha calciato alto da buonissima posizione. Fino a questo momento comunque l'Avezzano ha sicuramente legittimato questo 2-0, il Fabriano Cerreto sembra ormai alle corde, non dà più l'impressione di poter impensierire in questi ultimi minuti la formazione abruzzese, che con 2 bei gol si sta portando via 3 punti dal Mirko Aghetoni di Fabriano. Nel periodo non collegato da segnalare soltanto alcune ammonizioni, sono 3, 2 per il Fabriano Cerreto, 1 per l'Avezzano e una girandola di Cambi che sta prolungando questa sfida, che per il momento è condotta 2-0 dall'Avezzano sul Fabriano Cerreto. Linea allo studio. Grazie Ferruccio, dunque pochi rischi per l'Avezzano. Vediamo a Pesaro, facciamo un salto a Pesaro da Paolo Renzetti per vedere come stanno andando le cose, anche se il risultato parla abbastanza chiaro a favore della Vastese. Paolo. Sì, siamo giunti Jacopo al 37esimo della ripresa, sempre 4-1 per la formazione bianco-rossa, ovvero quella allenata da Gianluca Colavetto. La Vastese, tanto per intendersi, ora c'è però un calcio di punizione per la squadra di casa, la Vis Pesaro. Siamo quasi al limite dell'area di rigore della squadra abruzzese, si incarica della battuta Pierluigi Baldazzi, entrato in campo in questo secondo tempo, munita, schierata la barriera della formazione aragonese. Si attende il fischio del direttore di gara Paride Tremolada di Monza. Direi, Jacopo, se siete d'accordo di attendere la battuta di questo calcio di punizione per poi restituire subito la linea allo studio, considerando che qui siamo in notevole ritardo rispetto agli altri campi. Calcio di punizione per la Vis, sempre 4-1 per la Vastese. La battuta, pallone che filtra e termina in rete, e c'è il gol della formazione in maglia biancorossa che riapre la partita. Vediamo se è stato proprio il giocatore che vi avevo indicato, no, il 27, è stato Rossi a mettere il pallone in rete, non Baldazzi. Dunque Rossi per la Vis, quando siamo giunti al 38esimo minuto di questo secondo tempo, riapre in un certo senso la gara, perché ora il punteggio vede la Vastese in vantaggio per 4-2 allo stadio Tonino Benelli. 7 minuti al termine, più recupero di Pesaro 2, Vastese 4. A te la linea. Grazie Paolo, grazie. Tra po' facciamo anche, ricominceremo il giro dai campi ovviamente dove si giocano le abruzzesi, ma intanto vediamo in Serie C perché è iniziata Feralpisalo Gubbio già 2-0 per la formazione dei Leoni del Garda. Al primo minuto
Ferretti, adesso è arrivato il gol al quarto d'ora, non abbiamo ancora il marcatore, ma ve lo diremo appena possibile. Si sarebbe dovuta giocare anche Fano Modena alle 16.30, ma come vedete partita che è stata rinviata. In Serie D questo è il quadro, tantissimi gol come vedete: Castelfidardo Campobasso 2-1, Fabriano Avezzano 0-2, Francavilla L'Aquila 3-2, Monticelli Pineto 2-2, Nero Stellati San Marino 0-1, Agnonese Recanatese 1-0, San Nicolò Chiesina 1-2, San Giustese Materica 1-3, Vispesaro Vastese 2-4. Ricominciamo il giro dai campi ovviamente adesso. Un minuto a testa, perché poi il rush finale sarà solo con le gare in bilico. Dunque 60 secondi a testa, cominciamo da Francavilla al mare. Francavilla L'Aquila, Andrea Costantini, Andrea. E le emozioni non mancano, non mancano. Poco fa L'Aquila aveva segnato il gol del pareggio del 3-3, ma il gol è stato annullato, quando dico poco fa dico intendo un minuto fa, è stato annullato per un fuorigioco di Bojo. Il gol era stato segnato da Sieno, c'era stata una punizione calciata dalla tre quarti, Bojo aveva fatto da torre sul secondo palo verso la corrente Sieno che aveva insaccato in corsa, ma bisogna dire che quando Sieno ha calciato in porta c'era già stata la segnalazione del fuorigioco, quindi tecnicamente non si può parlare di gol annullato, anche se c'era continuità di azione, e sarà da rivedere perché è davvero sospetta questa posizione di fuorigioco di Ibojo. Intanto vengono segnalati 5 minuti di recupero che partono in questo momento. Seguiamo il contropiede del Francavilla con Michiche che entra in area, va Michiche, ancora Michiche, c'è la rimonta però decisiva in calcio d'angolo del numero 21 Esposito. Linea a te Jacopo. Grazie Andrea, 60 secondi anche a Castel di Lama, Monticelli Pineto, Roberta Di Sante, a te. Ora siamo al 44esimo adesso, sta per entrare Napolano, ma pochissimi istanti fa c'è stata una occasionissima ancora per il Monticelli con un contropiede di Guida che se n'era andato tutto solo, salvo poi calciare su Pepe. Il Pineto era completamente sbilanciato, una partita che ha dato tantissime occasioni, una gara pienissima di occasioni, con un Monticelli più cinico e un Pineto che ne ha collezionate tante più del Monticelli, ma ne ha sprecate anche tantissime. Pepe ci ha messo il tacco, però insomma è stato ovviamente un errore di Guida, perché è completamente solo con una prateria davanti. Nuno Pineto che ancora una volta ha rischiato, e adesso bisegna con fallo, questo fallo laterale in attacco, il colpo di testa di Giorgelluti, esce Marani e c'è fallo su Marani. Dunque ancora siamo al 45esimo adesso, sempre 2 il parziale. Sei Jacopo. Grazie Roberta, andiamo a Morrodoro, San Nicolò Iesina, quanto manca Ania? Mancare un minuto Jacopo, però poco fa si è consumato anche il quinto cambio per la Iesina, quindi probabilmente il direttore di gara invece no, dice che è terminata qui la gara, quindi con la vittoria della Iesina per 2-1, ma pochi istanti fa, poco prima del triplice fischio finale, occasionissima per il San Nicolò per pareggiare. Moretti di testa ha raccolto un cross dalla destra di Chiacchiarelli, ha indirizzato il pallone verso la porta, ma c'è stata una super respinta di Bolletta a chiudere quindi la possibilità di pareggiare alla Virtus San Nicolò. È il terzo capo in 4 gare per la formazione di Campanile, perché prima del pareggio a Campobasso, quello che è stato una settimana fa un buon pareggio, erano arrivate anche le sconfitte contro Castelfidardo e Vastese, e quindi domenica prossima contro l'Aquila il San Nicolò è chiamato ad una reazione. Vi ricordo velocemente i marcatori: è andato in vantaggio la Iesina al 7° minuto con Pierandrei, e poi il gol da fuori area di Di Benedetto a fissare al 34esimo del primo tempo il pari sull'1-1 prima di rientrare negli spogliatoi, e poi il gol partita di Pierandrei al quarto d'ora della ripresa, con cui c'è una grave disattenzione difensiva da parte della difesa di Campanile. È tutto da Morrodoro, a te. Grazie Ania. Intanto pareggio del Campobasso a Castelfidardo 2-2. E allora ricominciamo rapidamente, cominciamo da Francavilla al mare. Andrea Costantini, Andrea, quanto manca?
se ne sono andati 3 dei 5 minuti di recupero concessi, sempre 3-2 per il Francavilla. L'Aquila tutta riversata ora nella metà campo della squadra di Iervese, palla prolungata da Caffiero, va giù un giocatore aquilano, si tratta del numero 20 Fabrizi, tutto regolare però per Tucci e gli Oscarido, la palla finisce tra le braccia di Spacca, predica calma Iervese dalla sua panchina. Spacca che ora fa rimbalzare il pallone e fa partire il rinvio molto molto lungo, continua a piovere qui sul Valle Anzuca, il colpo di testa e poi non riesce a ripartire l'Aquila, perde il pallone Siero, può ripartire il Francavilla, Miciche in posizione regolare, da posizione defilata, Miciche entra in area di rigore, lato corto, Miciche si è dipinta ancora, Miciche, l'uscita bassa di Farroni. E allora quando manca l'ultimo giro di lancette io ridò la linea allo studio, Jacopo. Grazie Andrea, saltiamo subito a Castel di Lama, quanto manca a Roberta Di Sante, perché un collegamento sarà flash per dare il finale poi di nuovo da Francavilla. Sì, mancano meno di 2 minuti, Jacopo. Ok, allora torniamo tra un po' da te, torniamo tra un po' da te, facci prendere il finale da Francavilla al Mare, ritorniamo ad Andrea Costantini, Andrea fino alla fine. 49 minuti e 12 secondi, dunque ultimi istanti di questo incredibile appassionante derby che sta per regalare la prima vittoria casalinga al Francavilla, primi punti casalinghi per un Francavilla prima sempre sconfitto al Valle Anzuca, e lo farebbe nella maniera migliore e più entusiasmante possibile. Miciche rincorre un pallone ma è in ritardo perché c'è l'uscita di Farroni, con le mani Farroni mette giù la sfera e poi va al rilancio con il sinistro, mancano 20 secondi, colpo di testa di Fabrizi, poi anticipato Caffiero che ora gioca da posizione di centravanti, il rilancio di Palumbo tra i protagonisti di questa partita, fuori gioco di Miciche sulla torre di Galli, allora forse l'Aquila ha l'ultima opportunità, no, è finale, il Francavilla conquista la prima vittoria casalinga in campionato, 3-2 sull'Aquila dopo la doppietta di Valenti, primo gol sul rigore, la rimonta del Villa con Palumbo, con Fiore e ancora con Palumbo, un quarto d'ora di fuoco permette al Francavilla di vincere, costa la sconfitta all'Aquila. Studio. Torniamo tra pochissimo da te Andrea, Roberta fino alla fine di Monticelli Pineto. Sì, manca praticamente meno di un minuto, sempre 2-2 il parziale con il Pineto che prova ad attaccare, Zane fa partire la conclusione che si spegne di pochissimo alla sinistra di Marani ed è l'ultimo acuto, finisce qui 2-2, non ce la fa il Pineto a vincere questa partita, rinviato ancora l'appuntamento con la vittoria per tutte e due le compagini. Jacopo, a te. Dacci solo il riepilogo dei quattro marcatori, Roberta. Perfetto, allora vi dico subito il gol proprio in avvio da parte del Monticelli con il numero 2, scusami, con Ciabuschi alla sua prima segnatura stagionale e poi l'1-1 di calcio di punizione di Bisegna, il sorpasso del Pineto che ribalta il risultato con Pepe e il definitivo 2-2 di Pedalino. Grazie Roberta, andiamo a Pesaro per Vispesaro Vastesia, Paolo Renzetti, Paolo quanto manca? Un minuto al termine, 3 minuti. Ok, fino alla fine poi andiamo a Fabriano. Perfetto, si sta giocando il 48esimo e ultimo minuto di questa partita, Vastese che conduce per 4-2, gara praticamente chiusa, che si era minimamente aperta, riaperta dopo il gol di Rossi al 38esimo di questo secondo tempo su calcio di punizione, ma poi la Vastese ha anche rischiato in un paio di circostanze, ma prima Ridolfi e poi Ficola non sono riusciti a concretizzare le occasioni create, dunque il punteggio è rimasto quello attuale di 4-2 per la Vastese quando mancano davvero pochi secondi al termine, dunque al triplice fischio finale del signor Paride Tremolada di Monza. Possiamo andare già al commento ovviamente di questa giornata davvero di grazia per la squadra di Gianluca Colavitto che ha espugnato direi con merito, anche con un pizzico di fortuna, uno dei campi più difficili del girone F, quello della Vis Pesaro. È finita in questo istante 4-2 per la Vastese, solo per ricordare dunque le reti di questa partita, 2-4 il finale con la Vastese in vantaggio nel primo tempo al 22esimo con Stivaletta, al 29esimo il pareggio di Olcese per la Vis su calcio di rigore, poi
nella ripresa, e scusate, poi il 40esimo minuto del primo tempo con il 2-1 della squadra abruzzese con Pizzutelli, nella ripresa il 3-1 di Fiore su calcio di punizione, il 4-1 di Stivaletta, per lui doppietta personale, dire che non doveva giocare per problemi fisici, poi il gol di Rossi per il definitivo 4-2 per la squadra abruzzese, che si porta a quota 16 in classifica, 16 punti per la squadra di Gianluca Colavitto, che domenica prossima tornerà allo stadio Aragona per disputare il derby con il Nero Stellati Pratola. È tutto dal Tonino Benelli di Pesaro, ribadisco il finale, bis Pesaro 2, Vastese 4, a te Jacopo. Grazie, grazie Paolo Renzetti, io non so se abbiamo già in collegamento anche da Fabriano Ferruccio Cocco. No, ancora no, lo avremo tra poco. Allora facciamo il riepilogo dei risultati di Serie D. Questi sono i finali. Castelfidardo Campobasso 2-2. Fabriano Cerreto Avezzano 0-2 finale, ve lo do io, però insomma tra poco sentiremo anche Ferruccio Cocco che ci descriverà la partita. Francavilla L'Aquila, partita incredibile, L'Aquila avanti per 0-2, poi la rimonta giallorossa 3-2, vince la squadra di Iervese. Monticelli Pineto 2-2 con il Pineto subito sotto, che poi ha la forza di impattare e sorpassare con i gol di Bisegna e Pepe, poi è arrivato il gol del 2-2 da parte della formazione di Stallone. Nero Stellati San Marino 0-1, Agnonese Recanatese 1-0, il San Nicolò esce sconfitto dalle mura amiche 1-2 con la Jesina, doppietta di Pierandrei di Benedetto per la formazione di Campanile. Il Materica vince a Monte San Giusto 1-3, Vispesaro Vastese 2-4, avete sentito Paolo Renzetti in commento. Questa la classifica dopo la giornata di campionato. Il Matelica è solo a quota 19 punti, 18 punti per il Campobasso, 17 per il Castelfidardo, 16 per Vispesaro e Vastese, 14 per il San Marino, 12 per Francavilla, L'Aquila e Avezzano, anzi c'è anche la Jesina, sono 4, Francavilla, L'Aquila, Avezzano e Jesina. 11 punti per la San Giustese, 9 per il Pineto, 7 per San Nicolò e Agnonese, 6 per Fabriano e Recanatese, 4 per il Monticelli, 2 per il Nero Stellati Pratola. Andiamo adesso a Fabriano per il rapido commento con Ferruccio Cocco di Fabriano Avezzano 0-2. Ferruccio. Sì, eccoci qua. Come sentirete, noi ci siamo già spostati nel Palasport attivo, perché tra poco c'è la partita contro un'altra formazione abruzzese, Fabriano contro Giulianova di Serie B di basket. Detto questo, è finita al comunale Mirko Agatoni di Fabriano. L'Avezzano si è imposto per 2-0 sul Fabriano Cerreto con merito, perché ha realizzato due bei gol e ha dominato la partita dal punto di vista sia tecnico che tattico. Quindi tre punti meritati per l'Avezzano, che sale a quota 12 punti in classifica. Sesta sconfitta consecutiva per il Fabriano Cerreto, che ormai è in evidente crisi. Io vi saluto e vi ringrazio e vi restituisco la linea. Grazie, grazie Ferruccio. Dunque, vittoria importante anche per l'Avezzano. Noi siamo quasi in chiusura. Vi riproponiamo anche i risultati di Serie A, che sono finali tutti praticamente, anzi no, non praticamente, sono proprio tutti finali. Atalanta Bologna 1-0, Benevento Fiorentina 0-3, Chievo Verona Hellas Verona 3-2, Milan Genoa 0-0, 0-0 anche tra Napoli e Inter, Sampdoria Crotone 5-0, Spal Sassuolo 0-1, Torino Roma 0-1 alle 18 in campo. Udinese Juventus alle 20:45, Lazio Cagliari. Questa la classifica, la vediamo rapidissimamente, con il Napoli che comanda sempre a quota 25 punti, sempre più in difficoltà il Benevento, che non riesce a muovere lo zero dalla casella dei punti, ed è veramente una situazione al limite dell'imbarazzante. Per quanto riguarda la Serie B, vediamo il prossimo turno, perché ci sarà il turno infrasettimanale sia in Serie B che in Serie A. Martedì sarà la volta della Serie B e noi saremo in diretta di nuovo con Diretta Stadio. Al mio posto ovviamente ritroverete Andrea Costantini, perché c'è al Castellani Empoli Pescara.
una sfida ad alta quota, ad alta classifica con la squadra di Vivarini, l'Empoli, che affronta proprio i biancazzurri di Zdenek Zeman. Vedremo come andrà a finire. Per quanto riguarda la Serie C, si sta giocando Feralpi Salò Gubbio, doppio vantaggio del Feralpi sugli Eugubini. Sono finali Padova Bassano, che è stato l'anticipo, Ravenna Albinolef 0-1, gol di sbaffo, Renate Sud Tirol 0-0. Alle 18:30, come detto, Sant'Arcangelo Teramo, stessa formazione di sabato per Antonino Asta, identica, l'unica variante: non gioca Barbuti ma gioca Tulli al fianco di Foggia, dunque confermato anche Ventola sull'out sinistro di centrocampo nel 3-5-2. Queste sono le ultimissime, vi riproponiamo rapidissimamente i risultati di Serie D e poi andremo in conclusione. Questi sono i risultati definitivi: Castelfidardo Campobasso 2-2, Fabriano Avezzano 0-2, Francavilla L'Aquila 3-2, Monticelli Pineto 2-2, Nero Stellati San Marino 0-1, Agnonese Recanatese 1-0, San Nicolò Jesina 1-2, San Giustese Matelica 1-3, Vispesaro Vastese 2-4, e questa è la classifica del campionato con il Matelica che si riprende, che prende la vetta della graduatoria a 19 punti, il Campobasso scende a quota 18 e dunque va al secondo posto, 17 punti per il Castelfidardo, la prima delle abruzzesi è la Vastese a 16 punti insieme alla Vispesaro, 14 punti per il San Marino. Il gruppone a quota 12 formato da tre abruzzesi e una marchigiana, Francavilla, L'Aquila, Avezzano e Jesina. Poi la San Giustese a quota 11 punti, a 9 il Pineto, a 7 San Nicolò e Agnonese, a 6 per il Fabriano e Recanatese, 4 per il Monticelli, 2 per il Nero Stellati. Pratola, è tutto per il momento per Diretta Stadio. Ringrazio Maurizio Daguin in regia, tutti i colleghi che sono stati sui campi. Io vi do appuntamento alle 19:30 per un'edizione speciale dell'Abruzzo del Pallone. Se, ovviamente vi faremo vedere le immagini delle partite del pomeriggio e seguiremo anche la partita del Mazzola di Sant'Arcangelo di Romagna tra Sant'Arcangelo e Teramo. È tutto, buon proseguimento di giornata. Shimmer, 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 shimm